faccia, dove la faccia? Ma saltando la faccia! Per gancionare la faccia! No, ma che palle! Quando gli metto... Interrogazione numero 8260 del 36, poi abbiamo un'altra interrogazione sui rifiuti, quale futuro, e poi abbiamo un'altra interrogazione, le finalità di l'indirizzo di Roma. C'è qualcuno qua che vuole fare qualche appunto, qualche cosa? Perché nessuno
candidato al sindaco di Carpano. Chi è d'accordo all'approvazione della lettura del verbale scritto precedente alzi la mano. Tutti d'accordo. Allora, passiamo all'altro punto che riguarda la revisione straordinaria partecipata, che è l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2006, numero 135, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, numero 100. Allora, il ragioniere illustra questo concetto libero, no? Allora, con la legge 175 del 2016 modificata di recente, il 16 giugno 2017, è stato inserito creato il testo unico sulle società partecipate. Il testo unico delle società partecipate è non altro che regolamentare tutte quelle casistiche che riguardano sia la il mantenimento di quote in società partecipate che l'eventuale acquisizione di quote e creazione di società partecipate. Il testo era una problematica che tutti gli enti locali avevano da molti anni, e chiaramente è stato codificato e quindi creato un testo unico sulle società partecipate, anche in vista del bilancio consolidato che gli enti sono tenuti a fare. Il nostro ente già aveva fatto negli anni una serie di ricognizioni delle partecipate, anche a seguito dell'indicazione della Corte dei Conti, sezione della Regione Sicilia, che chiedeva delle relazioni, e ogni anno noi l'abbiamo sempre fatta. E più che altro rispetto alle partecipate che è il nostro ente, il nostro non è una delibera che prevede delle dismissioni di quote, ma più che altro è una ricognizione delle quote che ha. Le quote che il nostro ente ha sono per lo più tutte quote obbligatorie. Parliamo esclusivamente di società e non di consorzi, e sono l'SRR che è obbligatoria per quanto riguarda dal punto di vista della normativa regionale, APN1 che anch'essa fu creata con obbligo normativo, Sicilia Ambiente per il quale ente aveva una piccola partecipazione, e nella proposta di delibera che ho integrato con una nota che ora farò deliberare in consiglio c'è anche la Multi Servizi che ha una quota minima con il comune dello 0,82. L'ente deve verificare queste società partecipate e deve avviare un'azione di dismissione per quelle società che in realtà non sono né più funzionanti ma che hanno anche le stesse fini sociali. Quindi di conseguenza dovrebbe, o meglio, deve avviare l'azione di recesso della quota per quanto riguarda il lato rifiuti, sicuramente il punto di servizi, ma queste tre società già sono inserite nel piano di ricognizione in quanto in liquidazione. Quindi non deve fare altro l'ente che prendere atto che queste società sono in liquidazione e attenzionare che la liquidazione venga chiusa nel più breve termine possibile. Sappiamo che Sicilia Ambiente addirittura è stata dichiarata fallita, lo stesso vale anche per la Multi Servizi, però ancora non sono arrivati i decreti di fallimento. Quindi la proposta di dirvela non fa altro che dire approvare, senza dire più bene, di approvare la ricognizione di tutte le società partecipate, dove abbiamo detto che sono SRR, APN1, Sicilia Ambiente e Multi Servizi, di dare atto che, ai sensi dell'articolo 24, non si deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta, anche in considerazione delle premesse sopra riportate, ovvero che le società già sono in stato di liquidazione, e di comunicare questa delibera al Dipartimento del Tesoro e di comunicarla anche alla Corte. Infine prendo atto che l'ente ha anche una quota di partecipazione in un consorzio, sempre obbligatorio, che è il consorzio idrico, per una quota pari al 2,15%. Ora, in base a queste quote societarie, in base ai loro bilanci, l'ente deve fare il bilancio consolidato che verrà portato in consiglio successivamente negli adempimenti del bilancio armonizzato. Ho fatto una nota al Presidente in cui chiedo l'integrazione alla delibera perché avevo dimenticato di inserire nella tabella la Multi Servizi. Questa c'è quella con la prevolveria. Sì.
Quindi vabbè, intanto se qualcuno voleva intervenire su questo punto, su queste teorie, prima di fare la votazione. Io volevo chiedere semplicemente una cosa. Prego il consigliere. Se il comune parteciperà alle perdite delle società in pagamento, oppure no? Allora, il comune è un socio delle società. Come tale il codice civile prevede che il socio risponda per la quota parte alle perdite sociali e prima deve usare il capitale sociale, avviare la procedura prevista dal codice civile e poi ripianare la perdita. Se la perdita non è possibile ripianarla, deve avviare l'azione di liquidazione e messa in anche in fallimento, comunque chiusura della società. Ci sono varie sentenze, tra cui alcune recentissime, addirittura sul dato rifiuti, che hanno detto che gli enti soci, le società anche come lato, in caso di perdita la società ne risponde con il capitale sociale che ne ha. Quindi gli enti non sono stati chiamati a ripianare anche quelli di extra perdite, però purtroppo è ancora una... è in fase di discussione. Però comunque queste ultime sentenze, tra l'altro anche molto recenti, danno favore agli enti locali dicendo che la società è in perdita ma ne risponde questo capitale. È diverso se la società fosse una società a totale capitale sociale dell'ente o una società pubblica diversa. In quel caso sono società per azioni, quindi ne rispondono in base a ciò che detengono. Speriamo che questa linea sia anche tenuta in Sicilia, perché sono considerato che non abbiamo i bilanci dal 2005, in realtà non sappiamo cosa c'è dentro, anzi lo immaginiamo. Grazie. Ok. Niente, solo per dire e sottolineare che appunto una delibera che proviene da un obbligo di legge, quindi è la legge che obbliga a approvare le partecipazioni dei comuni nelle società. Per fortuna il comune di Vieto Persia ha le uniche, come ci ha detto il ragioniere, le uniche partecipazioni sono a loro volta vincolate dalla legge, sono nell'ATO, nell'SRR, nella Multiservizi, in Sicilia Ambiente e nel consorzio idrico. Come ha spiegato bene il ragioniere, non ci dovrebbero essere conseguenze per le perdite di eventuali società, come è anche avvenuto, e delibereremo anche un altro riconoscimento di un debito fuori bilancio per una causa che è stata avviata nei confronti del lato e il comune di Vieto Persia ne è risultato vittorioso seppur compensato le spese di vite. Dopodiché volevo anche sottolineare che inoltre anche il Comune di Vieto Persia, nella sua scelta, nella scelta di questa amministrazione, ha anche deciso di non creare nuove o municipalizzate, che non ci sono mai state nel Comune di Vieto Persia, e ad esempio per la gestione dei rifiuti, a differenza di altri comuni della provincia, ha scelto di non creare una municipalizzata, che sembra che sia qualcosa, uno dice il comune si scarica del servizio rifiuti, lo dà a una società, ma poi come hanno dimostrato gli esempi, non so, di Livorno o di altre città in cui i servizi sono gestiti da municipalizzata, alla fine chi ne risponde sono sempre i cittadini. E quindi niente, voteremo favorevolmente a questa proposta di delibera. Fai tu. Ok, perfetto. Quindi prima votiamo la dimensione. Allora, prima votiamo l'emendamento che consiste nell'aggiunta della giunta inserendo. Sì, lo leggo. Ora? Sì, è stata aggiunta ora in sede stessa di consiglio. Sì, l'emendamento di relazione a proposito del numero di gestione oggetto, revisione del programma di partecipazione del 7.24. Allora, si chiede di integrare, la proposta di oggetti dentro la città di liberazione della Servizio SRL come l'allegato silenzio, come l'allegato prendendo in fine atto che tale società è una misura della situazione in quanto stato di liberazione. Quindi Multiservizi SRL, quota di partecipazione 0,82, come diceva il ragioniere, che è stato di liberazione. Allora, chi è d'accordo a questa
questo emendamento quanto riguarda l'integrazione della delibera numero 17, quella che stiamo discutendo, che è d'accordo, alzi la mano. Tutti d'accordo. No. Ah, scusi. Siamo 5, 7, 8, 9. 11, 9. Sì, 9 sono favorevoli. Chi si astiene? 2. Può andare nessuno. Ora votiamo la delibera. Sì. Così come è andata. Così come è già andata. Perfetto, quindi ora votiamo con la delibera numero 17 che riguarda la riserva finale delle partecipate, ex articolo 24, che quindi che è d'accordo alla, a questa delibera, alzi la mano. Sempre 9. Chi si astiene? Sempre 2. Perfetto. Chi si è fatto? No, c'è una seguibilità. C'è una seguibilità, certo. Sì, comunque vengono fuori. Ok, va bene. Non è indicato. Vabbè, la votiamo. Allora, chi è d'accordo alle mie seguibilità, alzi la mano. Sempre 9. Chi si astiene? Arrivederci. Ciao. Ah, ok, andiamo al prossimo punto. Approvazione del regolamento per il servizio di riduzione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159. Allora, questo è un regolamento per quanto riguarda il servizio di rimozione dei veicoli, è diciamo, consecutivo a quel regolamento sui passi catabili che abbiamo approvato l'altra volta, nel consiglio precedente. È stata fatta una commissione, magari, non so, prima magari qualche consigliere luce il regolamento e poi leggiamo qua il verbale della commissione, dopodiché passiamo alla discussione. Non c'è la struttura della paga, non lo so. Ok. Deve l'acqua, il allora, voteremo oggi il regolamento per la concessione del servizio di rimozione forzata dei veicoli. Come diceva il Presidente, è un regolamento che si è reso necessario in seguito, ma sarebbe stato necessario comunque, si è reso necessario, diciamo, in seguito all'altro regolamento per, la concessione dei passi carrabili. Quello che voglio sottolineare io questa sera come consigliere comunale è fare notare che è un impegno forte di questo consiglio comunale, dei consiglieri di maggioranza, coadiuvati anche dai consiglieri di minoranza, nel senso di, come dicevo, come più volte ho detto nei consigli comunali, in momenti in cui le ristrettezze economiche sono palesi, quello che può fare un consiglio che appunto non ha poteri direttivi ma ha poteri regolamentari è di cercare di concedere dei servizi gratuiti alla cittadinanza, quindi implementare quella, la comodità, diciamo, fra virgolette, della vita comune, e questo è dimostrato da alcuni esempi palesi, concreti. Infatti è stato finalmente istituito per la prima volta in maniera completa, ad esempio, il servizio catastale, che può sembrare una banalità, ma che non c'è mai stato nel comune di Pietraversia, quindi un servizio che evita ai cittadini di Pietraversia di recarsi direttamente all'ufficio catastale Enna o prima il comune più vicino che ce l'aveva in maniera completa era Barra Franca. Dov'è all'ordine del giorno? Vabbè, sto parlando. E chi c'è? Non è che... E poi è stato istituito, appunto, come ricordavo, la possibilità di richiedere passi carrabili, anche questa possibilità inesistente fino ad oggi a Pietraversia. Oggi approveremo il regolamento per la concessione del servizio di rimozione delle auto eventualmente in divieto di sosta, perché appunto un passo carrabile, come molti chiedono, vogliono i cittadini, non vogliono servizi gratuiti, molte volte chiedono di pagare per avere un servizio. Voglio il passo carrabile, però voglio chiamare chi di dovere per eventualmente rimuovere anche le auto. Se io chiedo un passo carrabile lo pago, e lo pago economicamente, come abbiamo avuto modo di vedere, perché si aggira attorno, e lo ripete, invito nuovamente i cittadini che
già attualmente possono fare richiesta presso il comando di polizia municipale in via Messina e per avere concesso il passo carrabile, che la spesa è minima, va dai 20 ai 30 euro annui, quindi una spesa per un servizio del tutto accettabile. E il servizio, per entrare nel merito del regolamento, è stato proposto dalla dottoressa Di Gregorio, che è anche appunto comandante dei vigili urbani, è stato affrontato in commissione e la disciplina segue a chiare linee, quindi non ci sono stati stravolgimenti, quello che già prevede sia il codice della strada, sia il regolamento per l'esecuzione del codice della strada e sia il, un'altra legge che comunque disciplina la concessione. Per farla breve, il servizio di rimozione dei passi carrabili, di rimozione dei veicoli, potrà essere affidato a chi ha una licenza di autorimessa e a chi è dotato di, è contestualmente dotato di un mezzo idoneo. Quindi attualmente, e rivolgo anche l'invito ad eventuali soggetti, aziende del comune di Piedeperizia, dei comuni vicini Ori, che dovessero avere licenza per, di autorimessa e mezzi idonei, o se non ce l'hanno di munirsene per poter concorrere alla gestione di questo servizio, che sarà, e questo lo voglio sottolineare, assolutamente gratuito per l'ente, anzi è previsto che il gestore del servizio dovrà corrispondere il 10% all'ente comunale. Inoltre, è l'ultima cosa che sottolineo, sono allegate anche le tabelle, perché ovviamente chi avrà rimosso il veicolo dovrà pagare, oltre alla sanzione del divieto di sosta, anche la rimozione e il deposito. Però a differenza, a me è capitato una volta nella vita, ho pagato onestamente molto, più di 100 euro. Ora, vedendo le tabelle allegate al regolamento, invece non ci sono questi prezzi e non ci saranno a Piedeperizia, perché il diritto di chiamata è 14 euro e poi i depositi sono del tutto contenuti. Infatti è previsto, ad esempio, per le autovetture da 1 a 15 giorni 2,70 euro, poi dal 16° giorno 2 euro, cioè prezzi del tutto contenuti. Un minuto, conviene. Cinque minuti ciascuno. Va bene, grazie al consigliere Bevilacqua. Ora, se qualche altro voleva fare qualche intervento. Insomma, presente alla commissione. C'è il verbale. C'è il verbale che ho qui davanti. Insomma, noi alla commissione avevamo dato parere favorevole, anche perché, insomma, avendo approvato di comune accordo anche il regolamento sui passi carrà, insomma, ci sembrava opportuno dare seguito, insomma, al regolamento precedente, insomma, con quest'altro regolamento. Avevamo solo, insieme anche al consigliere Di Gloria e Viola, che erano presenti alla commissione, fatto solo giusto qualche appunto riguardo il servizio della polizia municipale, insomma, di reperibilità, perché nel regolamento, fra i primi articoli, insomma, è previsto un servizio nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, dalle 15 alle 21, quindi si era posto anche il problema nelle ore notturne, dovesse, insomma, capitare la chiamata, sì, e quindi avevamo anche proposto, insomma, che in sede di contrattazione, insomma, e secondo naturalmente le risorse dell'ente, di dare la reperibilità anche al corpo di polizia municipale e lo straordinario notturno. Quindi volevo dire solo questo, poi per il resto, per quel che riguarda, insomma, il nostro gruppo, voteremo in maniera favorevole. Va bene, grazie. Qualche altro vuole dire qualche altra cosa? Il sindaco voleva dire prima. Sì, no, io sostanzialmente vorrei ringraziare l'operato del Consiglio Comunale, perché da questo punto di vista in effetti si è finalmente posto un tassello importante che mancava nel nostro comune, che appunto potrebbe risultare assurdo, però a Piedeperizia fino a prima dell'instaurazione di questo Consiglio, di questa amministrazione, non era possibile richiedere un passo carrabile. Quindi c'era anche
in qualche modo i cittadini che rimanevano talvolta allibiti, era capitato anche a qualcuno vicino a noi che ce l'aveva in effetti segnalato, che negli anni passati appunto a seguito di questa richiesta non era stato possibile richiedere un passo carrabile, quindi è un servizio, come diceva poco fa il consigliere Bevilacqua, un servizio che viene reso alla cittadinanza e quindi per questo diciamo, ringrazio i consiglieri che se ne sono occupati e in particolare appunto al consigliere Bevilacqua che si è fatto promotore e a tutti gli altri che hanno collaborato. Quindi grazie per questo nuovo regolamento. Ringraziamo il sindaco. Possiamo una cosa da continuare. Sono già richieste per i passi carrabili? E credo che, io non lo so se posso chiedere ai vigili urbani che ne hanno qualcuno lo so qualcuno, però in effetti spargendo la voce potrebbe essere uno strumento utile piuttosto che mettere come si fa talvolta le fioriere o altro che servono meglio. Passiamo alla votazione, quindi chi è d'accordo all'approvazione del regolamento per il servizio di rimozione dei veicoli assenza dell'articolo 159, che è d'accordo all'approvazione, alzi la mano. Tutti d'accordo? Vabbè, la votiamo, sì. Non è previsto, però. Chi è d'accordo alla mia tesi di autorità, alzi la mano. Tutti d'accordo? Passiamo al prossimo punto, che è l'approvazione del regolamento per la valorizzazione dell'attività agroalimentare delle azioni locali, il cosiddetto DECO, denominazione di origine comunale. Anche qui è stata fatta la commissione, poi magari se qualcuno vuole la leggo. Niente. Ora se qualche consigliere lo voleva spiegare questo regolamento e poi magari passiamo alla discussione. Questa è una proposta di delibera della Giunta. Sì. Essendo solo che costa l'organizzazione a registrare questo delitto più che il consigliere comunale. No, visto che se ne è occupato il consigliere comunale, la proposta di giunta, credo che gli assessori ne sappiano qualcosa. Come? Certo, cosa di giunta? Sarebbe giunto il consiglio che viene dall'amministrazione con questa proposta di delitto. Come? È occupato normale, sarebbe la giunta che dovrebbe esprimere qual è la proposta che il consiglio comunale deve analizzare, quindi approvare o non approvare. Cioè, mi pare una cosa un pochino, cioè, stiamo correndo un po' troppo. Ieri è giusto esprimere il proprio parere, ma la Giunta perché vuole portare questo regolamento? Perché ha fatto questa proposta? Mi pare che ne abbiamo discusso anche in commissione. Sì, la Consiglio Comunale non lo sa, neanche i cittadini che ci stanno ascoltando. Quindi sarebbe opportuno che l'assessore o il sindaco, non lo so, se decidete voi, ci illustrino quali sono i principi di questa delibera. Allora, il regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari e tradizionali non è altro che l'istituzione di un albo, chiamiamolo così, che identifica le tipologie di prodotti che possono essere si possono avvalere della denominazione di origine comunale, ovvero alcuni prodotti tipici come, che ne so, la mandorla persisa, come il convegno che abbiamo fatto realizzato qualche giorno fa, o qualche dolce tipico del nostro territorio, mi viene in mente la culturella, perdonatemi l'accento, ma non sono più di l'armesano. E sostanzialmente è lo strumento che serve proprio per restituire questa tipologia di denominazione comunale. Poi verrà ovviamente per ogni singolo prodotto stilato un disciplinare che descriverà quelle che sono le caratteristiche che deve avere ogni singolo prodotto per avere riconosciuto la qualifica di denominazione comunale. Che non so, per esempio per le arme sante ci sarà la semplice ricetta, per la mandorla pizzisa si potrebbe indicare, che non so, la localizzazione che bisogna, che questa tipologia di mandorla e la qualità si trovi nel territorio di Pietraperzia. Insomma, ogni singolo prodotto o
agricolo o comunque di natura casearia nel territorio di Pietraperzia potrà avvalersi della dominazione di origine comunale di Pietraperzia, che risvolti potrebbe avere le nostre attività produttive e l'agricoltura, ce lo dirà il tempo sicuramente, ma senza ombra di dubbio a livello di pubblicità secondo noi avrà un risvolto positivo, anche perché in questo momento i comuni della Sicilia che si avvalgono della denominazione comunale sono, se non mi sbaglio, o 3 o 4, non più di questi. Si è anche attivata un'associazione a livello nazionale dei comuni che hanno attivato la denominazione di origine comunale, con sede a Roma, che tramite il proprio sito permette a chi ha aderito comunque di pubblicizzare sia i prodotti sia il nostro territorio, che è Pietraperzia. Ho finito. Sì, io volevo dire una cosa per chiarezza, non per altro. Ma già praticamente, per quanto ne sappiamo, anche in commissione ne abbiamo parlato, sì. Già esisteva questa cosa precedentemente, da alcuni anni si era istituito questo sì, regolamento. Sì, c'era un regolamento del 2013 che purtroppo non ho avuto maniera di visionare, però mi hanno riferito che comunque era parzialmente incompleto e che andava aggiornato. Voi mi direte perché non aggiornare quello e abrogarlo e rifarlo, un poco cambia la forma, ma l'importante è avere la sostanza di un regolamento funzionale. Però sì, quello precedente, perché io ai tempi avevo seguito questa discussione, quello precedente semplicemente era un regolamento, però non era stato mai attuato, perché per attuare il regolamento, come diceva l'assessore, si deve nominare una commissione che... Era operativo? Era semplicemente il sindaco precedente aveva fatto una riunione con diversi produttori gli aveva indicato la possibilità di fare questa... Approvato era stato in consiglio comunale? Però attuato no, perché per attuarlo... Mancava disciplina. Anche se noi, se noi apriamo questo regolamento e poi... Non si nomina la commissione, non si fanno disciplinare, è come si muore qua la cosa. E poi il regolamento precedente era molto più burocratico, perché ogni cosa passava alla giunta, nella commissione c'era bisogna nominare anche le potete. Invece in questo caso sarà poi verrà nominata una commissione di esperti esterna che farà il disciplinare, e poi chi farà richiesta di iscrizione a questa cosa è tipo come per riconoscere, per avere il riconoscimento dopo il GP, ci sono le commissioni adatte. Non lo chiederemo regolamento. Sì, no, io volevo dire solo una parola. Dico, non so se l'esempio è utile o meno. Però in effetti nei territori limitrofi abbiamo delle ipotesi di dei casi in cui vengono in effetti valorizzati appieno i prodotti della terra. Ora lì non so se probabilmente questo è stato fatto, mi viene in mente la Cassatella di Agira o altro, non so se quello è stato fatto a seguito di regolamento comunale, se rientra nell'ambito del SECO, eccetera eccetera, però quello che voglio dire è questo, nel senso che questo regolamento, se è vero che potrebbe in teoria rimanere lettera morta, perché comunque uno vengono iscritti determinati prodotti, magari sono prodotti oppure non ci scrive nessuno, eccetera eccetera, però potrebbe essere un input, uno stimolo per una comunità che fa delle proprie tradizioni la sua forza, potrebbe essere uno stimolo per invogliare in effetti i privati che magari in altri comuni hanno avuto un input da altre ipotesi, che ne so, dall'esempio di un'attività commerciale, io faccio sempre l'esempio di Gira, che ha avviato e ha valorizzato quel determinato prodotto, da lì poi si è scatenato tutto quello che può essere un'attività e un esempio che si è diffuso anche in altre ditte concorrenti, che ha portato a quello un minimo di sviluppo economico in quel territorio. Ora, se questo, perché non pensiamo che possa essere appunto questo regolamento quell'input che possa servire anche a determinati produttori agricoli, produttori anche di prodotti artigianali, per vedere un po' di organizzarsi e di puntare a delle eccellenze che abbiamo nei nostri territori, approfittando anche, ripeto, di questo benedetto regolamento, di questa denominazione di origine comunale. Potrebbe essere una bella opportunità, quindi ancora una volta il Consiglio Comunale si fa promotore, in questo caso mette a disposizione un servizio, e quindi per questo, bisogna lodare l'opera
di questo ente, di queste istituzioni che in qualche modo offrono ai privati la possibilità di muoversi anche in questo settore, un settore di sviluppo economico che necessita per la stessa definizione dell'iniziativa privata, in questo caso il pubblico che si offre dando ancora una volta uno strumento, però chiaramente i privati devono in qualche modo prendere in mano l'iniziativa e vedere un po' di fare diciamo, di quello che è la propria tradizione anche una ricchezza per questa terra. Ne abbiamo tante, io credo che alcune di queste possano essere sviluppate anche in maniera imprenditoriale. Lo speriamo e diciamo, ringraziamo ancora una volta per questo strumento utile, speriamo, per il futuro. Presidente, prego il dire di voce. Gentilmente andando a leggere il verbale della commissione, così almeno iniziamo a fare un po' di ordine. Con piacere. Allora, verbale del 6-10, giorno 6 del mese di ottobre alle ore 16:15, si è unita la prima commissione sotto la presidenza del consigliere Filippo Bedevano. Regolarmente convocato, vabbè, quando... i presenti sono Bevilacqua, Giusto, Priscila, Romano e Viola. E poi si è riunita anche la seconda commissione consiliare sotto la presenza del consigliere comunale Falzone, convocata con noto e qui sempre per lo stesso regolamento. Sì, è congiunto. Perfetto, in questa commissione è presente Bevilacqua, Falzone, Di Gloria, mentre Messina e Cavi sono assenti. Allora, assume la presidenza delle due commissioni riunite, presidente della seconda commissione, Falzone Cavolcio, il quale ha ritenuto la verità della domanda, dichiara aperta la seduta e passa la trattazione al seguente punto all'ordine del giorno. Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale, avendo oggetto l'approvazione del regolamento per l'attuazione dell'attività agricola e tradizionale locale, quindi istituzione dell'ADECO, denominazione di legge comunale. Si procede alla trattazione del punto all'ordine del giorno. Il consigliere Bevilacqua illustra il regolamento. Prima di dare lettura al regolamento, il consigliere Di Gloria chiede la parola inerente al punto all'ordine del giorno del regolamento. Per quello che mi riguarda, sostiene importante per l'autorità del territorio, ci permette di essere riconosciuti anche fuori per la pezzia. Essere riconosciuti con un luogo di origine è importante. La cosa che mi dispiace è che al solito si propongono delle cose già esistenti, perché c'è il giugno 2016 il regolamento per la DECO è già stato approvato sia in giunta che in consiglio comunale. Tra l'altro, vorrei dare anche le domande per essere più semplice. E per fare alcuni paragoni tra i regolamenti stessi cambia la forma ma non la sostanza. Quindi a nostro parere questa commissione non deve essere stata convocata per discutere una cosa già esistente. Per quello quando ho detto in premessa si voleva dimostrare che l'avendo fosse una novità, ma di fatto non c'è nulla di nuovo, il regolamento già esistente non va abrogato ma emendato, aggiornato e migliorato. Il consigliere Bevilacqua afferma che alla conoscenza del presente regolamento non ne sapeva nessuno nulla, tanto è vero che da 2 anni e mezzo è durato questo giorno. Che in 2 anni e mezzo è di durata di questa legislatura nessun consigliere comunale ha chiesto l'attuazione. Comunque il testo una volta conosciuto, analizzato il testo vecchio regolamento, è apparso evidente che lo stesso stravolge il modello inviato dall'ANCI. Ad esempio non era previsto che si doveva realizzare il luogo e soprattutto non era previsto l'istituzione di un albero di iniziative e l'amministrazione che non affidata alla giunta tutti i poteri. Il consigliere Piero Antonio critica la fretta di portare in consiglio proposte che non hanno urgenza anche se importanti. Osserva la verità del fatto che i consiglieri di maggioranza non conoscevano l'esistenza di questo regolamento così importante per il nostro paese. Speriamo di fare partire questo regolamento attraverso la pubblicità lo stesso con il coinvolgimento anche della selezione di categoria, forze politiche e sociali. Propone di portare un consiglio comunale quel regolamento per un dibattito pubblico. Il consigliere Giusto Michele sottolinea che chi non era a conoscenza efficiente del regolamento non era solo il consigliere di maggioranza ma anche dei consiglieri di minoranza. Il consigliere Romano propone nel giornale la presente commissione prendendo in esame il regolamento del 2013 già esistente e analizzare quest'ultima luce eventuale miglioramento ed emendamenti perché ritiene utile analizzare uno nuovo al posto di uno già esistente. Manifesta la sua contrarietà a portare il punto in consiglio comunale. Si passa alla votazione espressa in forma palese per quanto riguarda il parere sulla proposta di delibera. E qua abbiamo favorevole Bevilacqua, Priscila, astenuto Giusto, Romano e Dio. E poi secondo la commissione abbiamo favorevole Falzone, Bevilacqua e Di Gloria Stenuto. E poi il seguente verbale viene letto. Quindi Presidente, da come si vince benissimo in commissione per quanto riguarda il regolamento
come già sottolineato ed evidenziato, che già c'era ed era esistente, ripeto e ribadisco, è una cosa inutile portare avanti delle cose già esistenti e far capire alla gente che si stia portando una novità, quando in realtà è stato appunto approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 13 luglio del 2013. Addirittura, come faccio sempre, le fotocopie per testimoniare anche nelle testate giornalistiche sono usciti anche gli articoli, per cui è stato già approvato. Non lo so, quindi voi io ho seguito la situazione. Come? Voi lo sapevate da tempo. Era stato approvato, parlano i giornali. Da sempre. Vabbè, da sempre, o da poco, non è questo il punto. Il punto è come... Non dobbiamo interrompere. Facciamo parlare. Per capire, glielo dobbiamo fare capire al consigliere giusto, glielo faccio capire che ha i suoi ritmi, quindi glielo devo far capire. Certo, io sono qua per spiegare appunto. Per quanto riguarda l'intervento che ha fatto Bevilacqua nella commissione, dove lui afferma che il testo, una volta conosciuto e analizzato quello vecchio, è apparso evidente che lo stesso stravolgeva il modello ANCI. Non è vero, perché se uno legge il testo dell'ANCI, non ci sono dei paletti che obbligano l'ente a fare determinate cose, ma bensì dà delle direttive, quindi è a discrezione dell'ente adottare o non determinati sistemi. Come addirittura è falso anche quello che ha detto sempre in commissione, ad esempio non era previsto chi doveva realizzare il logo. Se noi prendiamo sempre il vecchio regolamento e andiamo all'articolo 3 e all'articolo 6,8, c'è scritto benissimo chi doveva fare il logo e chi se ne doveva occupare. Un'altra falsità, sempre, perché giustamente dobbiamo andare avanti noi con le falsità, non era prevista l'istituzione dell'albo. Non è vero, perché se andiamo noi all'articolo 6 c'è scritto che già c'è addirittura la commissione di valutazione. Quindi era abbastanza chiaro e abbastanza... dettagliato, quindi non c'era motivo di fare un nuovo regolamento, ma bensì, come ho detto sempre in commissione, bastava migliorare o fare degli emendamenti o quantomeno mantenere sempre lo stesso. Che poi c'è un problema chiaro, che l'amministrazione e il consiglio comunale da 2 anni e mezzo eletti non sanno nemmeno i regolamenti che ci sono, questa è una gravità assoluta. Grazie. Prego il consigliere di fuori. Il consigliere Stupia voleva intervenire. Niente, io volevo solo sottolineare che non si tratta, cioè l'importante non è dare una novità, ma l'importante è dare un servizio funzionante per la comunità. Poco importa che il regolamento era già esistente, però tanto è vero che anche questo regolamento non è stato portato avanti, quindi non era funzionante. Adesso non so qual è la differenza dell'approvare un nuovo regolamento che dice la stessa cosa con delle caratteristiche che gli permetteranno di funzionare, che non fare 10.000 emendamenti per modificare un regolamento già esistente facendo la stessa cosa, approvando poi la stessa cosa. Grazie. Presidente? Sì. Prego il consigliere. Posso? Roma, allora, riprendo il discorso appena finito sia dal consigliere nonché assessore Suppia, sia del consigliere Di Gloria, che era presente con me a quella riunione, e anche la domanda poco fa fatta dal consigliere Giusto riguardo: voi sapevate? Sì, lo sapevamo, tant'è che in commissione noi avevamo il cartaceo del... No, avevamo il cartaceo del regolamento. Molto tempo. Avevamo. Come il tuo copo. Bastava averlo in sede di commissione per saperlo, perché nel momento in cui siamo stati convocati per quella commissione, noi avevamo degli atti a disposizione da leggere, che non erano soltanto quelli depositati presso la segreteria di presidenza, ma anche quelli per cui ci siamo personalmente informati, perché questo è il nostro, diciamo, compito di consiglieri dell'opposizione, che è quello soprattutto di vigilare sull'operato di questa amministrazione. Ora, il consigliere Suppia diceva: qual è la differenza? Beh, la differenza è sostanziale, perché, come diceva il consigliere poco fa Di Gloria, in 2 anni e mezzo questa amministrazione non è stata neanche capace di fare
che lo doveva fare, diciamo, all'inizio, la ricognizione dei regolamenti, dei progetti e di tutti quegli strumenti, scusi un attimo, fammi finire, di tutti quegli strumenti che avrebbero permesso a questa amministrazione di iniziare a lavorare. Altro punto contestato: il regolamento non era attuato, non era funzionante. Ora io voglio capire una cosa: tra questo regolamento del 2013 e quello che si andrà ad approvare stasera, qual è la differenza? Sono entrambi dei regolamenti che hanno bisogno successivamente della nomina di una commissione per renderla operativo, giusto? Per rendere operativo questo regolamento. Quindi allo stesso punto era quello del 2013, allo stesso punto è quello del 2017 prodotto, diciamo, da questa amministrazione. Quindi non è vero che era morto, non poteva funzionare, come ha detto il Presidente del Consiglio, era stata solo fatta una riunione così informale con un gruppo di lavoro, perché c'è un regolamento approvato, addirittura c'era anche un modello di domanda specifico che i cittadini potevano diciamo, compilare per segnalare i prodotti da iscrivere appunto in quest'albo. Altra cosa, mancavano i disciplinari, ma perché in quello portato stasera in Consiglio Comunale c'è un disciplinare? No, quindi siamo allo stesso identico punto della situazione, quindi mancava in quello precedente e manca in quello che state portando stasera. Però a differenza del vostro, che è, diciamo, perché noi li abbiamo letti, analizzati anche criticamente, quello del 2013 diciamo che era molto più dettagliato. Innanzitutto c'era già la designazione, quantomeno per componenti, di quella che doveva essere la commissione, e che a nostro parere va bene, diciamo, perché in quella presente, diciamo, nel regolamento si fa solo una menzione generica di rappresentanti esterni del settore agroalimentare, quindi nessun componente interno al comune, quindi un segretario o un, per esempio, il segretario generale o un caposettore, diciamo un impiegato di categoria D, il che sarebbe importante. Visto che la denominazione DECO e il logo DECO è di appartenenza appunto del comune, giusto? È il comune che ne ha la proprietà e quindi anche la facoltà di rilasciarlo. Quindi nel regolamento che si sta portando stasera invece viene dato ampio potere e assoluto, tengo a precisare, a questa commissione esterna, senza che il comune poi ne abbia facoltà anche di esprimere parere. Le differenze ci sono, però diciamo che il negativo con quello vostro. Il negativo per perfetto, il negativo con quello nostro. Anche perché diciamo che la nostra proposta non era quello sì è buono, l'altro non è buono, ma la nostra proposta era: fermiamoci qua. Si è trovato che c'era un altro regolamento e che probabilmente potrebbe avere degli aspetti importanti e migliori rispetto all'altro regolamento. Aggiorniamo la commissione, non portiamolo in consiglio, ma vediamo come si può lavorare su qualcosa di già esistente. Perché l'assurdità di questa sera è, scusi un attimo Presidente, mi faccia finire l'intervento, l'assurdità di questa sera è, ma tra tutti i problemi che ha Pietraperzia, ma noi dovevamo impiegare, noi, voi come amministrazione, tempo, giornate, denaro e quant'altro per redigere un regolamento che già esisteva, ma bastava solo dargli l'impulso per farlo partire, perché tra l'altro la commissione, che era quella che doveva far partire la situazione, veniva nominata, anche nel presente regolamento, dal sindaco e che aveva scadenza col mandato, quindi nuovo sindaco, nuova commissione, quindi il sindaco poteva benissimo nominare una nuova commissione e far partire l'iniziativa del DECO, che ripeto, no, un attimo, non sono passati 10 minuti, io ho tempo 10 minuti come capogruppo, quindi ho ancora altri 5 minuti a disposizione per il mio intervento. Dico, con tutti i problemi che ha Pietraperzia, dovevamo impiegare per forza questo tempo così, secondo noi, inutilmente, perché di questo si è trattato, di tempo sprecato inutilmente. Arrivato a questo punto mi sorge la domanda, ma ha cognizione questa amministrazione dei problemi reali che ha Pietraperzia, visto che non è stata neanche capace in 2 anni e mezzo di vedere quali regolamenti sono presenti in questo comune, neanche nel momento in cui si è convocata la commissione? Quindi a questo punto cosa possiamo aspettarci noi? La gente là fuori che ci sta ascoltando e ci sta vedendo che ha veramente dei seri problemi e sta assistendo a questo teatro, a questo dibattito per cose già esistenti, che erano state già fatte dalla precedente amministrazione.
Io lo reputo veramente del tutto inutile questo lavoro, anche perché per fare un regolamento immagino che ci voglia del tempo, se lo si voglia fare bene con meticolosità. Poi se lo si vuole copiare da un altro comune si rischia di incorrere negli errori del copia e incolla, come è successo purtroppo col regolamento che state portando questa sera, perché inserire tra i prodotti che hanno il marchio Made in Pietraperzia pesce e crostacei come prodotti tipici che possano ottenere la denominazione di origine tipica del nostro comune, a me ha fatto semplicemente ridere, se non ci fosse che piangere, perché ripeto, la classificazione DECO poteva essere fatta in un'altra maniera, quindi prodotto tipico di origine alimentare, ma prodotto tipico anche di origine culturale, come avevamo detto anche in commissione. Tra i prodotti tipici di origine alimentare, benissimo, le armi sante, oppure la mindula, come ho detto poi poco fa. Qui non si sta discutendo sulla validità e sull'utilità del regolamento, ma sulla metodologia con la quale è stato fatto, diciamo, il lavoro, questo sì. Invece tra i prodotti di origine culturale, beh, si possono inserire anche le feste, e noi abbiamo qui il signore delle fasce, non è presente nel regolamento, quindi per questo andava fatta c'entra come prodotto culturale, e anche un prodotto ad esempio di tipo culturale poteva essere il famoso piatto della pasta con le sarde di cui si è parlato in commissione. Ma le sarde sono pesce. Non c'è proprio da ridere, perché c'è qui un discorso, come dicevo prima, di metodologia. Cioè, l'inserire pesce e crostacei nella macro classifica è veramente da ridere, perché il ciopo deve essere fatto rientrare come prodotto tipico culturale, che può essere anche una ricetta a base di prodotti non necessariamente prodotti nel territorio, come le sarde, che appunto è un pesce. Quindi diciamo che lo strafalcione del copia e incolla c'è stato, e ne abbiamo avuto modo di vederlo anche precedentemente negli altri consigli con DUP, per esempio, no? Cioè, rinfilato direttamente il programma elettorale, con l'augurio addirittura che vincesse l'amministrazione. Quindi quello che vi voglio dire, e concludo, i lavori quando vanno fatti con armonia tra le parti stanno proprio in questo, nel cercare anche di mettere uno stop e di fare un passo indietro con umiltà quando necessario. Ecco, in questo caso andava fatto un passo indietro, ci eravamo detti infatti in commissione: per chiarezza fermiamoci, analizziamo entrambi i regolamenti. Ma questo non poteva essere fatto portando in consiglio il punto all'ordine del giorno, perché il punto parte da una delibera che va ad abrogare un altro regolamento, quindi non poteva essere fatto, doveva essere annullato il punto all'ordine del giorno, per poter ripartire da quello che secondo noi, diciamo, è un regolamento che sicuramente va migliorato, aggiornato, con spunti anche personali da parte dell'amministrazione, perché ogni amministrazione poi dà la sua di impronta. Però non gestiniamo quello che già c'è stato in passato, perdendo tempo, ripeto, perdendo tempo, perché là fuori c'è gente che non ha come arrivare a fine mese, e noi perdiamo tempo su cose che già ci sono. Quindi pensiamo a quello che non c'è invece nel nostro comune, pensiamo a dotarci di regolamenti nuovi, di opportunità lavorative nuove, anziché dire vabbè, ma qual è la sostanza, cosa cambia? Cambia, e di tanto, cambia intanto la capacità amministrativa, che non avete dimostrato assolutamente. Io lo ripeto e lo ribadisco anche in quest'altro consiglio, l'invito è sempre lo stesso, un atto di umiltà e di responsabilità con le dimissioni di questa amministrazione. Grazie. Volevo fare un inciso ma io non ho detto che ho detto semplicemente che è stato fatto, ma poi non è stato portato avanti, che il regolamento morto. Semplicemente, secondo me, era troppo. Ho detto che era stato fatto solo un incontro. È diverso quello che è sul posto di lavoro, ed essere già esecutivo il regolamento. Il regolamento già esecutivo. Io ho detto semplicemente che era stato fatto, poi non era stato portato avanti. E vai, io non ho detto niente. Io poi ho detto che secondo me c'era troppo burocrazia. Ho detto che era scarso il regolamento. Io ho detto semplicemente vai, non volevo dire che quel regolamento era buono. Ho voluto semplicemente dire che era un regolamento che era stato fatto un primo incontro con i protettori,
Dopodiché l'amministrazione, non lo so, o per fine studente era interessato, perché poi, poi l'amministrazione è finita, non lo so, poi diciamo... può essere tutto questo, cioè ci sono anche le persone, parte nella deposito, si può vedere che sono andate a fatto sia la soddisfazione, e non è che lei fa l'intervento per chiudere lei, lei deve dare la possibilità. Ma tu puoi fare l'intervento per ogni vento, quindi le fate... E lei che fa? Chiude allora solo verso suo? Io non chiudo. Deve dire la realtà lei ha fatto, scusa. Vabbè, poi il Presidente del Consiglio è di moderare la discussione, non di dare chiarimenti in merito all'ordine del giorno. Posso? L'assessore Lapaga può parlare. In data 16 marzo, quindi poco tempo dopo la nostra elezione, mi sono fatto redigere dalla segreteria del Consiglio Comunale un elenco dei regolamenti. Ho fatto la stessa cosa con l'elenco dei progetti che aveva l'ufficio tecnico in archivio, e dall'elenco che mi è stato trasmesso in data 16 marzo non c'è assolutamente il regolamento di donazione. Questo è una piccola incisione. Io vorrei capire mercoledì come ce l'aveva il consigliere Bevelacqua. Un piccolo incisione. Appena farò il mio intervento poi ci credo. No, vabbè, basta. Sì, il consigliere... marzo 2016. Ma sì, perché si è fatto fare il coso lo suo. Oh, niente, io volevo un po' mettermi dalla parte dei cittadini, perché io penso che i cittadini, tutte queste polemiche, c'era con il regolamento, non c'era, usiamo quello nuovo, usiamo quello vecchio, sono tutte situazioni che ai cittadini interessano poco. Loro interessano i fatti, interessa che ci diamo una mossa, che ci sbrighiamo, che facciamo questo regolamento, che lo portiamo avanti, e quindi poi valuteremo, ognuno con la propria posizione, qual è il regolamento da portare avanti. Come diceva, ai cittadini interessano la sostanza, i fatti, e da quello che è emerso, da quello che abbiamo ascoltato, i fatti dicono che i colleghi della minoranza conoscevano già questo regolamento, non sappiamo da quanto tempo, ma comunque ci hanno detto da diverso tempo, e tra l'altro c'è stato anche la consigliera, Giulia che purtroppo assente, che sicuramente lo conosceva fin dall'inizio, perché probabilmente l'ho anche votato, perché faceva parte anche dell'amministrazione precedente. Questo vedo che loro e i colleghi lo hanno detto con profonda soddisfazione, anche felici che conoscevano questo regolamento. Io direi invece al contrario, che cosa è emerso? È emerso secondo me un fatto abbastanza grave, cioè che i consiglieri conoscevano questo regolamento, lo hanno saputo e hanno taciuto, cioè in che senso? Non hanno fatto niente per far sì, per promulgare questo regolamento e per promuovere questo DECO. Loro lo sapevano e loro se lo sono tenuti, non so per quale motivo, diciamo, se lo sono tenuti nascosto. E io ritengo questo sia un gesto abbastanza grave, più grave di non sapere. Vi dovete semplicemente vergognare, a dare colpe per la vostra incapacità. Siete incapaci, ora la colpa è vostra, siete incapaci. Ho detto semplicemente che dal mio punto di vista, parlo dal mio punto di vista. Mi dia del lei intanto, e non si permetta più di darmi del tuo. Ok, la prossima volta esce. Siamo tutti calmi, sto semplicemente dicendo che dal mio punto di vista è più grave sapere e tacere che non sapere, perché a quest'ora chi sapeva avrebbe comunicato, avrebbe divulgato questa bellissima iniziativa, direi, perché tutti abbiamo detto a parole è una cosa bellissima, è una cosa importante, è una cosa che deve partire subito, ma doveva partire talmente subito che lo sapevate, ma lo sapevate solo voi, non lo sapevano né i produttori, né gli agricoltori, né nessuno lo sapeva, lo sapevate solo voi. E poi vorrei anche ricollegarmi al discorso della collaborazione. La volta scorsa ricordo che c'è stato un piccolo diverbio tra la minoranza e il sindaco, in cui si diceva che era il sindaco che non voleva collaborare, o se non ricordo male, rifiutava insomma richieste di collaborazione. Questa è la dimostrazione che a parola vogliamo collaborare tutti, ma io dico che come minimo, se veramente voi siete coloro che volete collaborare e volevate collaborare, era vostro dovere, visto che l'amministrazione era passato un mese, due mesi, sei mesi, un anno, non citava assolutamente nulla di DECO, andare dal sindaco, andare all'amministrazione
e dire: signor sindaco, esiste questo regolamento che noi conosciamo, che facciamo? Lo facciamo un qualcosa per Pietra Persia, facciamo, lo portiamo avanti? Invece ve lo siete tenuti per voi. Quindi a parole è bello dire vogliamo collaborare, però poi alla sostanza, quando poi si passa ai fatti, notiamo che tutta questa voglia di collaborare non la troviamo. Quindi poco fa è stato detto, con tutti i problemi che ci sono, noi pensiamo a fare dei regolamenti già esistenti, noi abbiamo sempre detto che non lo conoscevamo, quindi questa è la prima cosa, e quindi pensiamo a perdere tempo. Se non vogliamo perdere tempo, perché dobbiamo pensare a fare un'altra commissione? Perché dobbiamo pensare a fare emendamenti, a perdere tempo, a fare altre commissioni, fare altri consigli e dilungarci, quando tutti abbiamo detto che bisogna partire subito, è una cosa molto importante. Quindi io vedo diverse contraddizioni tra quello che si dice e quello che si fa. E quindi questo qua. Io volevo concludere dicendo appunto che dal mio punto di vista, è più grave sapere, e non so per quale oscuro motivo, non comunicare né alla cittadinanza e neanche al sindaco, perché si parlava di collaborazione, l'esistenza di questo regolamento e l'invito a promuoverlo, e niente, è questo qua. E quindi concludo dicendo che dal nostro punto di vista appunto è più grave questo che non sapere, perché non è una colpa, e quindi non sapendo, anzi devo dire che bisogna fare anche dal mio punto di vista i complimenti a questa amministrazione, perché appena ha saputo dell'esistenza, diciamo, di questa possibilità di poter portare avanti qualcosa di positivo, subito l'amministrazione si è prodigata a andare a redigere un regolamento, perché ripeto non era a conoscenza del precedente, fare una commissione e subito portarla qui in consiglio comunale. Quindi per me la nostra posizione è la seguente. Grazie signor Presidente. Prego. Io avevo proposto per dare la massima trasparenza e propaganda a questo regolamento, che tutti siamo convinti può essere utile alla fine del Sì, di portarlo dopo in consiglio comunale, perché tutti i consiglieri della commissione non erano a conoscenza di questo regolamento. Praticamente quelli della maggioranza lo hanno messo dal principio, e anche quelli di minoranza l'hanno messo pure. Quindi, una volta che c'era questa non conoscenza, io ho proposto, ed è stata accolta dalla commissione, di portarlo in consiglio comunale e di discutere questo regolamento punto per punto e vedere che cosa c'era da poter approvare, non approvare o emendare, se era il caso. Quindi atteniamoci a questa cosa, io direi. Poi le dichiarazioni di voto, le dichiarazioni politiche, le facciamo alla fine, e ognuno può esprimere quello che è il proprio pensiero. Ma se vogliamo andare avanti e dare veramente qualcosa di tutta la filosofia, atteniamoci a quello che è la sostanza, come diceva il consigliere Giunta, anziché fare filosofia o politica spicciola o giustificazioni che non servono a niente, non servono a nessuno. Qua noi ci troviamo conto a un grado di responsabilità. Siamo responsabili davanti ai cittadini, perché questo regolamento non è mai stato attuato, e questo appartiene alla maggioranza che se ne dica. Possiamo discutere 3 giorni su questo. Cioè, la maggioranza non era a conoscenza di un regolamento che non deve essere utile. E va bene, salta pace, così è successo, ma ammettetelo. Cioè, se veniamo con questa discussione di nascondersi dietro un dito dicendo no, ma anche gli altri non lo sapevano, è puerile questo atteggiamento. Allora, andiamo un pochino, io direi, per una procedura anche serena e tranquilla, vogliamo analizzare questo predetto regolamento, vediamo se è attuabile, vediamo se si può fare. Poi le dichiarazioni di voto, alla fine ognuno può dire quello che gli pare, perché lo consente, la legge lo consente il Consiglio Comunale, ed è giusto che sia così. Se poi dobbiamo fare piacere inutile, sinceramente, credete, io mi alzo e me ne vado, perché non serve a nessuno, cioè pieno di sangue le cose che cambiano. Non è più il momento delle cagliere, sono passati 2 anni e mezzo di questa amministrazione. E ancora continuiamo a chiacchierare, non la colpa è vostra, non la colpa è vostra, la colpa è vostra, la colpa è vostra, non è così. Ora, vogliamo andare avanti seriamente su questo lavoro, facciamo. Altrimenti, l'approvate voi, fatela voi la discussione, io personalmente me ne vado. Cioè, non intendo perdere tempo stasera, in chiacchiere così. Stavolta non fare
Allora, vogliamo la mia proposta, io in commissione ho detto, portiamolo in consiglio comunale e analizziamo questo regolamento. Lo vogliamo fare? Ma quale? Facciamo quella che è la proposta. Quella che è la proposta. Presidente, lei non è che... Alla luce anche del regolamento. Ci deve interrompere pure gli altri. Tutti stenderanno. Per un atto di democrazia. Ma tutti stenderanno. Altrimenti deve andare. Cioè, se l'ha detto che portiamo i regolamenti in consiglio comunale, ed è giusto che i consiglieri, che non ne sono a conoscenza né del vecchio né anche del nuovo, prendono una giusta determinazione, si facciano convincere che cosa vanno a votare, anziché votare così, a sacco d'osso, alzano la mano e votano. Ebbene, non è così, è uno strumento importante per l'elezione, e non possiamo essere così superficiali. Ce ne rendiamo tutti conto, è una cosa importantissima, che può rappresentare un minimo di impulso all'economia di l'elezione. Non lo sappiamo se andrà a vedere così, ma facciamolo. Consigliere Bevacqua, ti volevo dire se fosse non c'è niente. Allora, prima che parli tu, io magari poi voglio dire tu. Allora, qua io il regolamento dice che per fare quello che dice il capogruppo Viola serve almeno, si fa la votazione, servono almeno le proposte di regolamento, le proposte di deliberazione sono depositate almeno 3 giorni prima, come ben sapete, e quindi sono conoscibili da tutti i consiglieri e si presume che tutti ne prendano contezza per andare poi a votare. La discussione poi può avvenire in maniera estremamente analitica, può avvenire in maniera sintetica. Quando poi si tratta di votare provvedimenti che sono composti per esempio da più parti, capitoli o articoli come regolamenti, un terzo dei consiglieri può chiedere di votare il regolamento articolo per articolo e poi ovviamente fatta questa votazione si vota nel suo complesso. Questa di qua è però è un aspetto diverso dalla discussione. La discussione insomma va fatta nel suo complesso. Ma sugli articoli si può discutere, c'è un proprio senso di senso. C'è un po' la discussione, si può fare un articolo per articolo. Valorizza quelli che secondo lui sono gli esperti, dice secondo me questo era meglio questo articolo, io infatti mi sono segnato le parti e lo farò nell'ambito dei miei 5 minuti con estrema sinteticità, ma non possiamo andare a leggere parola per parola, ma come facciamo a dire poi parola, no questo era meglio prima, questo ditemi come comprendiamo, però alla fine Chiedo scusa perché si rischia poi di finire in quello che lei diceva, dice è colpa mia, è colpa tua, ora volete che finiamo in questo, quindi siamo un piccolo in giro. Si tratta di un regolamento chiaro, se da questo punto di vista è stato analizzato in commissione, ora mi dicono che ci sono state anche lì le polemiche in commissione, sul fatto il regolamento c'era, bla 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 bla, quindi si è perso un sacco di tempo a discutere di questo piuttosto che dei contenuti. Il discorso è questo. Voi non l'avete avuto, perdonate. È un regolamento chiaro che diciamo c'era il regolamento, non si sapeva, qualcuno lo sapeva, insomma, non si sapeva e quant'altro. Ora c'è la volontà di portarlo avanti, questo benedetto regolamento, sulla base delle linee di principio fondamentali che permettono a chi ha volontà di portare avanti un prodotto, dice l'olio del particolare, lo faccio l'imbottigliamento, lo procuro, oltre alle varie etichette ci metto anche quello del comune. Se ci sono dei dubbi relativi a alcuni punti di questo regolamento, si mettono sul piatto ora nell'ambito della discussione, ma non si può in effetti dire analizziamo l'articolo 1, c'è scritto così, vediamo come siamo combinati, va bene o non va bene. Si mettono sul piatto
dice a me non convince l'articolo 17, sull'articolo 17 propongo questa modifica, e nel momento in cui si decide poi di votare punto per punto si vota sull'articolo 17 con la modifica proposta, ma chiaramente questo potrebbe essere. Allora, io, Presidente, un inciso, visto che sono stati fatti gli incisi, a chiarimento del prosieguo della Commissione. È scritto anche nel verbale quello che si era proposto, visto che risultava quasi impossibile andare a valutare entrambi i regolamenti, ma non perché fosse impossibile, perché possiamo stare qui no fino a mezzanotte, anche fino alle 2 di notte, ma perché la proposta di delibera, così come l'andremo a votare, non dice scegli l'uno, scegli l'altro, ma dice votate questo nuovo regolamento abrogando l'altro. Questo deve essere chiaro, quindi non c'è una scelta fra due regolamenti, o meglio c'è, ma è implicita la scelta, quindi non si sta andando ad analizzare un vecchio regolamento, lo si sta andando ad emendare e quant'altro. Quindi io quello che avevo proposto in commissione, e che propongo di nuovo anche stasera, era di non portarlo il punto all'ordine del giorno in consiglio, per riaggiornare serenamente la commissione e poterne veramente parlare ed emendare l'intera stessa di commissione in principio di collaborazione. In questo modo stasera, ed è stato detto anche in commissione, non si può fare, perché si andrà a parare sempre nello stesso punto. Cioè noi possiamo dire che io non ero d'accordo all'articolo 15, 16 e 8, ma poi alla fine si andrà a votare così com'è, perché l'emendamento non si può portare qua in consiglio stesso. Mi pare questo che sia chiaro a tutti. Quindi se ancora una volta, scusami ancora, se ancora una volta vogliamo essere onesti e coerenti con quello che ci siamo detti in commissione, anche qua i dubbi e le perplessità di questa sera, e se siamo tutti d'accordo, naturalmente annulliamo questo punto all'ordine del giorno di stasera, non votiamo questa proposta e riaggiorniamo anche a domani la commissione, in maniera tale che se ne possa parlare veramente serenamente, perché questa non mi sembra la sede in questo momento, perché il risultato finale sarà sempre quello. No, Presidente, già questa è una proposta più concreta, ragionarlo qua, non lo so. Ma già l'avevamo detto. No, di qua è scritto pure qua, lo possiamo leggere. E il consigliere Romano manifesta la sua contrarietà a portare il punto in consiglio comunale proprio per le ragioni che ho appena esplicitato. Quindi se siete d'accordo, io la rinnovo, la proposta la rinnovo anche alla presenza del Presidente del Consiglio e del Segretario. Votiamo sul annullare questo punto di questa sera e non votarlo. Rinviarlo e di aggiornare la Commissione. Di rinviarlo, mi scuso per la terminologia usata. Prego, consigliere Bevacqua. Io vorrei fare un intervento come prevede il nostro regolamento, lo faccio e sintetizzo tutto quello che ho da dire, non vorrei che i miei 5 minuti se li prenda parlare di questa polemica, e la sintetizzo brevemente, racconto la storia come è stata e voglio approfittare invece della polemica di ringraziare il qui presente Salvatore Centonze, che è stato quello che materialmente a me, a Rocco, a Michele ci ha fatto conoscere l'esistenza di Deco, denominazione comunale. Io fino a quest'estate ce l'ho fatto conoscere in occasione della sagra della mandorla persina, io non conoscevo l'esistenza di Deco. E me l'ha fatto conoscere lui. Dopo che lui ce l'ha fatto conoscere, e Michele La Placa, assieme, devo dire, alla dottoressa Di Gregorio, hanno preparato, proposto questo regolamento al Consiglio Comunale, proposta di votazione. Ora, formalmente come funziona? Loro propongono la proposta è andata dalla Presidenza del Consiglio, una volta che il Presidente del Consiglio ha la proposta, la rimette alla Commissione competente, in questo caso era la prima Commissione e la seconda Commissione. Solo dopo che la proposta è stata già formalizzata e quindi c'era già la proposta di delibera, e una volta che io avevo già convocato la Commissione, mi sento chiamare al telefono dalla segreteria del Consiglio Comunale, dice ma guarda, abbiamo trovato un altro regolamento, che fai? Te lo mando, vuoi annullare la Commissione? Mandatelo, lo guardiamo. L'ho guardato, onestamente, già a prima vista dando un'occhiata, dico no, confermo la Commissione, perché onestamente a me così non mi piace, e vengo al punto. Allora, il DECO cos'è? No, non confondere con i supermercati con l'accento, è DECO, denominazione d'origine comunale. È stata ideata da un privato nel 1999 che ha dato questa proposta di come dare questa possibilità ai comuni di collegare un marchio, un logo ai prodotti tradizionali del comune, che si distingue dalla DECO, dall'IGP, che hanno un iter molto più complesso e difficoltà di essere accolte.
dico dal 99, dopodiché l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, se n'è fatta promotrice e addirittura aveva formalizzato nel 2001 una proposta di legge popolare che non ha mai visto la luce. Dal 2002 l'ANCI, quindi sono passati ben 15 anni, quindi non dobbiamo dare la colpa all'amministrazione, due anni che non lo sapeva, è 15 anni che esiste il DEC, 15 anni fa l'ANCI ha inviato a tutti i comuni d'Italia una bozza, un modello di regolamento da adottare, perché, e qui mi collego a quello che viene, perché abbiamo deciso di andare avanti con il regolamento nuovo e di non emendare in maniera defatigatoria il regolamento vecchio, perché ricordo a me stesso e a tutti i consiglieri che per ogni virgola che si vuole modificare un regolamento si deve formalizzare un emendamento e gli emendamenti vanno votati uno per uno, quindi se avessimo voluto cambiare una parola per ogni articolo qua dovremmo votare centinaia di volte, va bene? È questo. Allora, e vengo al punto, leggendo il regolamento già esistente, a parte il fatto che appunto mi voglia, io non so cosa augurarmi, se voi lo conoscevate o se non lo conoscevate, perché in entrambi i due casi è la cosa è grave, se non lo conoscevate l'avete conosciuto ora, è inutile tutta questa polemica perché anche voi l'avete conosciuto ora, se invece lo conoscevate, come diceva il consigliere Giusti, è ancora più grave e soprattutto al di là della polemica, il funzionamento del regolamento basta leggere il regolamento vecchio e come dicevo e come ho detto in commissione stravolge il senso e si capiva bene che non si era capito il funzionamento del DECO. Allora, intanto si davano poteri amplissimi alla giunta e come è stato detto qua si esternalizza alla commissione. Io invece la vedo come una cosa positiva che si esternalizza il potere alla commissione, che sarà la commissione a decidere l'iscrizione del DECO, l'utilizzo del DECO e non la giunta. Là la commissione, il regolamento vecchio, faceva solo proposta alla giunta, la giunta da lì. C'è tutto caricato alla giunta quasi in una sorta di sfiducia, si crea la commissione, addirittura si elencavano chi erano i componenti e poi quasi in una sorta di sfiducia doveva passare tutto dalla giunta. Ora non passerà nulla dalla giunta. E è bello avere la fiducia nei tecnici, saranno i tecnici che formeranno la commissione, che approveranno o rifiuteranno l'iscrizione del DECO e quindi la giunta e il sindaco non avranno voce in capitolo, e questo a me mi fa estremamente piacere che siano i tecnici a farlo. E dicevo prima, non è previsto il logo, mi si è detto l'articolo 3 prevede il logo e qui si vede invece la confusione che c'era. L'articolo è nominato e titolato logo e poi c'è scritto i prodotti utilizzano il riconoscimento DECO. Il riconoscimento è una cosa, il logo è un altro, il logo va disegnato, chi lo deve fare? Non è che cade dall'alto, mangi un logo. C'è scritto il riconoscimento, non c'è scritto da nessuna parte. Non c'è scritto da nessuna parte, c'è scritto che utilizzano il logo, ma chi lo deve fare? C'è scritto là, utilizzano il logo, ma chi lo deve fare? Poi mancava tutta la procedura, c'era il modulo che andava compilato, ma mancava tutta la procedura, quali alimenti, quali piatti tipici, prodotti dove, non c'era scritto se dovevano essere prodotti nel territorio di Piede Persia, non c'era scritto. Mancava appunto l'elenco dei prodotti, mancava, cosa importante, oltre al registro, perché spiego un attimo brevemente, ci sarà il registro dei prodotti, cioè io posso produrre un prodotto materia prima che può essere la mandorla o un prodotto lavorato, quindi può essere una ricetta. E poi c'è un albo, che questo è sempre previsto dal modello che ha inviato l'ANCI, un albo che invece dove saranno iscritte tutte le manifestazioni, le iniziative che sono collegate ai prodotti. Questo ad esempio nel regolamento vecchio mancava. Come diceva la consigliera Romana, ci sarebbe bello mettere le iniziative, è proprio quello che mancava. Si ci potranno iscrivere solo i prodotti, ma non le manifestazioni. Un esempio concreto, ad esempio la Sagra da Minola Persisa. C'è scritto nel nuovo regolamento che le manifestazioni che si protraggono per 3 edizioni negli ultimi 5 anni possono anch'esse fregiarsi del logo DECO. E arrivo. E non si era capito nemmeno bene il funzionamento, perché ora cos'è che sarà previsto? Il sindaco nominerà la commissione che avrà durata quanto il suo mandato, dopodiché questa commissione avrà il compito formale di redigere dei disciplinari e delle schede di identificazione. Sarebbe a dire che se domani io ho portato quello su cui abbiamo lavorato, il regolamento di Marsala, ma non a caso, perché Marsala già è avanti, non è che ci siamo affidati a un comune a caso, Marsala ha già fatto, diciamo, la commissione, ha fatto il disciplinare, questo è l'esempio di quello che è, questo è un disciplinare della commissione di Marsala, col logo e con il disciplinare già redatto. Ad esempio se c'è una ricetta ci deve essere scritto già gli ingredienti, la quantità, la modalità di lavorazione, questo è il disciplinare. Il regolamento, sapete cosa diceva? La commissione propone alla giunta comunale
quando lo ritenga utile e necessario l'approvazione del disciplinare, quale fosse una cosa così, se vuole. Cioè il disciplinare è la cosa fondamentale di questo regolamento. La commissione dovrà fare i disciplinari in cui ognuno, ogni produttore poi deve attenersi, questo esempio lo della fragola, un produttore di fragola ambarsato sa che se si vuole fregiare del logo dovrà rispettare tutto il disciplinare. Cioè, quindi non è che il disciplinare è una cosa così ambassando, se vuole, se ritiene necessario. Dopodiché sarà la commissione stessa ad approvare l'iscrizione nel regolamento. Ora, questo è concludo, è come tutti uno strumento, si inserisce nell'ambito di quelle iniziative, dicevo, a costo zero, come e lo denomino di nuovo, il catasto, i passi carrabili, quest'altro, sono tutte dei servizi che offriamo alla cittadinanza a costo zero, che come tutti dicevamo in commissione, il dottor Viola ci chiedeva, ma questo che servirà concretamente ai produttori locali? Tutto o niente. Cioè questo come tutti gli strumenti non sono delle finalità, è uno strumento, se si sa utilizzare bene, se saremo capaci tutti, e io rinnovo l'invito alla minoranza alla collaborazione, perché ora ci sarà da coinvolgere tutti i produttori, ci sarà da nominare la commissione e che sarà formata da persone competente che lavorerà ovviamente a titolo gratuito, e speriamo che questo serva sia al produttore per fregiarsi, perché attualmente un produttore del di olio scriverà olio italiano e poi in piccolo dietro prodotto nella contrada Tozzi di Vedacensino. Invece così potrà mettere un bel logo a colori in cui ci sarà Deco, denominazione comunale di Pieta Persia, bello stampato sull'etichetta, quindi servirà a lui a veicolare un prodotto di qualità individuale al territorio, e servirà d'altra parte e in maniera corrispondente al comune di Pieta Persia, che vedrà viaggiare il proprio nome, quindi il nome del nostro comune associato a prodotti di estrema qualità. Quindi è uno strumento potenzialmente molto utile. Speriamo, quindi lavoriamo, perché non abbiamo voluto affrettare qui in Galdungo, dici, si è detto dalla minoranza, aspettiamo, tanto che fretta c'è questo poi, perché questo non è un punto d'arrivo, questo è un punto, si è detto in commissione, un punto di partenza, per cui la fretta è di avercelo intanto, lo facciamo per come deve funzionare, per come riteniamo che possa funzionare, dopodiché tanto è un punto di partenza. Ora la costituzione della commissione, il coinvolgimento degli imprenditori agricoli che sarà fatto attraverso manifestazioni pubbliche, convegni, incontri, e tutto che dovremmo tutti partecipare, tutti, questo sarà poi lo sviluppo. La nostra posizione è sempre quella, il regolamento è già esistente, quindi non c'è bisogno di fare come dice lui. Io devo fare una richiesta specifica, devo... È vergognoso. Io chiedo che vengano messe voti la proposta di rinvio. La proposta si può fare, quella si può fare. La possiamo fare, si può perdere. Hai dato facoltà. Io sono del parere che, siccome tutti i consiglieri comunali sono messi in condizione di conoscere il regolamento in maniera anticipata, quindi sono nelle condizioni di poterlo studiare, ritengo che siamo tutti nella situazione di poter votare liberamente l'approvazione o la non approvazione di questo regolamento, quindi chiedo di procedere ai voti. Dichiarazione di voto, poi fa con la dichiarazione di voto. Vabbè, anche là non prende bene 5 minuti. Però fai con la dichiarazione di voto. Se vogliono uscire, no, non vi abbandoniamo. Non grazie. Grazie. No, grazie. Voglio che stiamo aperto. Dai. Prego. Vabbè. Quindi vado io? Sì. E poi votiamo la proposta del presidente. Beh, niente, io volevo dire, prima di tutto volevo spiegare perché in fase di commissione io non ho votato favorevole, ma mi sono astenuto. E volevo spiegare perché mi sono astenuto. Mi sono astenuto perché non conoscevo il vecchio regolamento e quindi prima di votare favorevole ho ritenuto opportuno andarmi a leggere il vecchio regolamento per potermi fare serenamente una mia valutazione e poi in sede di Consiglio Comunale decidere se approvare il nuovo regolamento o meno. E questo regolamento poi è stato distribuito a tutti i consiglieri, come ha detto il collega
il collega Buttiglieri, e quindi ognuno di noi diciamo, ha avuto modo di poterlo valutare. Quindi questo era quello che volevo dire. Quindi in sede di commissione il consigliere del dottor Viola, vero è che ha detto che proponeva di diciamo, analizzare articolo per articolo, ma diciamo che noi assolutamente, io mi sono astenuto non per appoggiare la proposta del consigliere Viola, ma mi sono astenuto semplicemente perché volevo diciamo, vedere prima come era strutturato il, diciamo, il regolamento già esistente. Per diciamo, capire, dopo diciamo, averlo valutato, mi sono e ci siamo fatti un'idea diciamo, dei due regolamenti che ci siamo trovati davanti. Anziché andare un po' sui tecnicisti, io vorrei fare, sui tecnicismi, vorrei fare un esempio per farlo capire meglio diciamo, a chi ci ha detto. L'esempio che volevo citare è come se noi davanti ci siamo trovati due automobili, stessa marca, stesso modello, stesso, diciamo, due automobili identiche. Un'automobile è un'ottima macchina, un ottimo motore, un'ottima carrozzeria, un'ottima macchina. L'altra autovettura, la stessa cosa, un'ottima macchina, un'ottima carrozzeria, un ottimo motore, ma con un'aggiunta di, faccio l'esempio della macchina, di airbag frontali e laterali, chiusura centralizzata, climatizzatore, alzacristalli elettrici. Quello che io ho notato è questo, per far capire a chi ci ascolta qual è la differenza dal nostro punto di vista dei due regolamenti. Questo per dire che il vecchio regolamento non è un cattivo regolamento, ma il nuovo regolamento ha degli elementi fondamentali, importanti, che purtroppo il vecchio regolamento è orfano, e tecnicamente lo ha detto e lo ha citato il consigliere Bevilacqua. E quindi cosa volevo dire con questo? Che praticamente così si sembrerebbero due regolamenti uguali, nel momento in cui uno lo va a analizzare, lo va a vedere, si accorge effettivamente che delle differenze ci sono. Quindi noi, per quanto riguarda la nostra scelta, naturalmente, non è altro che, non può essere che favorevole. In che senso? Perché noi ci dobbiamo trovare qua a fare una scelta, scegliere un regolamento già diciamo, corredato, aggiornato, migliorato, oppure andare a scegliere un regolamento che ha qualche piccola defiance, così ne possiamo dire, e cercare di corredarlo, aggiungere qualcosa, togliere qualcosa, ma questo va in controsenso, come ho detto poc'anzi, nel velocizzare la procedura, perché se veramente abbiamo intenzione di velocizzare la procedura, devo dire che abbiamo un regolamento fatto bene, è diciamo, ben corredato, mentre il vecchio, come ho detto poco fa, diciamo, dimostra qualche piccola lacuna. Questo dal nostro punto di vista. Quindi diciamo, a questo punto c'è da scegliere tra velocizzare diciamo, e approvare immediatamente il regolamento, ovviamente farlo partire e fare un'iniziativa a favore dei cittadini, oppure rimanere impantanati, rimanere sulle proprie posizioni politiche. E quindi noi scegliamo, e lo diciamo apertamente, di votare favorevolmente a questo nuovo regolamento. Per il resto a voi la scelta. Grazie. Per noi i pesci e i crostacei non vanno male, quindi non vanno male. Gentilmente, però non interrompiamo. È diverso. Siccome si fanno le cose con la fretta, purtroppo possono sfuggire le sfumature che sono però importanti, non senza capito, andare però già, sugli nomi. Abbiamo discusso. Facendo le cose di fretta e così, in maniera veloce, visto che è una scelta dell'amministrazione, prendiamo atto. Apremo altro consiglio comunale, no? E noi non annulleremo questo. No, voi potete presentare sin da oggi proposte di emendamento, le votiamo tutte. Allora, basta, la discussione è qui. All'amministrazione che il regolamento c'è ed esiste, okay, ma andiamo a rimandare niente, c'è in più l'allegato, la domandina. La cosa grave è che non avete spiegato e non avete detto che c'è differenza. Basta più, abbiamo capito. Ma se io parlo di legge, basta. C'è una proposta del consigliere Romano.
Romano, votiamo la proposta del consigliere Romano. Cioè, sì, ma se io parlo ma lei già ha avuto i suoi. Lei è inutile che capita, se rialza la voce, io non la più di deve uscire dalla tavola. Leggermente, perché qua lei non può fare questo teatro ogni volta. Ma il teatro lo fa lei. No, ha fatto lei, che il teatro lo fa lei. Perché quando io dico le cose, e c'è la realtà dei fatti, ma si non mette una scuola. Ma lei l'ha detto, ha fatto il suo dipende, l'ha detto la cosa, quindi già la sappiamo tutti, ora basta. Sì, ma io la ripeto. Ma non la può ripetere, perché il regolamento non lo dice che le cose lei le può ripetere. Basta. E non si permetta più. No, non si permetta più lei. Usi il linguaggio e i termini che sono contro di un consiglio comunale. Qua siamo arrivati che sembriamo no, mercato del pesce. È una cosa gravissima. Questo è il mercato del pesce. Siete dei grandi. Ho capito. No, siete dei grandi voi. No, allora, se continua... Siete dei grandi voi. Vergognate. E uscire, ora esce. Perché resta continuando. Esce e basta. Perché non può fare questo tipo. Perché siete una vergogna. Ho capito, però esce. No, vabbè, scusa. No, ma non da volte. Non puoi intervenire. Non è buono. Non è buono. Però è una vergogna. Non avete letto nemmeno il regolamento, non sapete nemmeno la differenza, andate a provare le cose perché l'ho detto il consigliere Bevilacqua. Questa è l'amministrazione di Pietra Garzia, vergogna. Vergogna. C'è una proposta, abbiamo avuto la proposta e dobbiamo fare sempre lo stesso. Votate schiavi. Facoltà i miei consiglieri questo fine settimana di leggersi il regolamento, quindi via da c'è la tua proposta, giusto, l'abbiamo sentito. Non si può ripetere sempre una cosa, ho capito che l'opposizione deve ed è giusto. Su un punto ripete la cosa 30 volte, faccio una volta, perché altrimenti così non ragioniamo. Vabbè, ora votiamo la proposta del consigliere Romano, la quale propone di rinviare il punto all'ordine del giorno. Quindi chi è d'accordo a rinviare il punto, alzi la mano. Certo, ho proposto. Sì, ho proposto. Anche il consigliere mio l'ha alzato la mano. Due favore. Vediamo se sarebbero una cosa opportuna a questo punto, visto l'atmosfera che c'è stata. Da questa parte c'è serenità. L'atmosfera è viene sempre. Serena, allora si può parlare. In questo modo abbiamo un traghi. Un traghi che dobbiamo essere. Vabbè, fra un po' avrà il marchio Deco, quindi ci può anche stare. Il gambero di Pietraperzia. La famosa piante di sarda. Basta. C'è un regolamento veramente che non c'è niente da fare tutta questa polemica. Non è un vecchio regolamento. Veniamo alla fine, basta. Sì, quindi due favorevoli e 9 astenuti. Quindi. 9 astenuti? Scusami, 9 contrari, scusate. No, ormai l'ha detto. Allora, quindi si può votare la proposta di delibera. Allora, chi è d'accordo all'approvazione del regolamento? No, ma ci sono diversi di voti. Allora, la mia dichiarazione di voto alla luce di questa votazione sulla proposta di rinvio è ancora più amarezza di com'era partita, perché in questa consiglio comunale 2 anni e mezzo e nelle varie commissioni ho sentito varie volte dire dobbiamo collaborare, dobbiamo fare le cose insieme, però ogni qualvolta da questo lato c'è una proposta, anche se è solo di rinviare un punto all'ordine del giorno alle prossime 24 ore praticamente, perché io ho dichiarato la mia disponibilità anche a incontrarci domani stesso per parlarne veramente con serenità. Vedo che insomma c'è stato il voto contrario, quindi a questo punto io ribadisco che questa amministrazione pecca soprattutto di presunzione e arroganza amministrativa, intendo
oltre che politica, perché con le parole si vuol sempre sottolineare questa forma di collaborazione che poi è inesistente e appunto presuntuosa, perché da parte nostra c'era stata una richiesta di collaborazione vera e fattiva. Da parte vostra ho sentito invece questa sera dire che dobbiamo sbrigarci, dobbiamo velocizzare i tempi e quindi tanto meglio fare le cose di fretta e farle male, pazienza, poi le sistemeremo in corso d'opera, che farle bene risparmiando magari anche qualche altro consiglio comunale, perché da come ha detto il capogruppo giusto, andiamo avanti, votiamolo, poi se c'è qualcosa da sistemare, sappiamo benissimo che se c'è qualche cosa da sistemare dovrà ripassare in consiglio, dovrà ripassare in commissione, e sono lungaggini che appunto si protraggono nel tempo a sfavore dei cittadini. Invece se l'avessimo fatto di nuovo in commissione, serenamente, punto per punto, ciò non sarebbe accaduto, anche perché ci sarebbe stata insomma una comunità di intenti, perché quello che vogliamo tutti questa sera era quello, ma evidentemente no, perché il discorso alla fine è quello che noi abbiamo la maggioranza, quindi ce ne freghiamo se a voi non vi è piaciuto questo regolamento e vi piaceva di più quello vecchio o vi piaceva un insieme del vecchio e del nuovo, tanto noi lo possiamo fare, ce l'abbiamo i voti, votiamo proposte di rinvio contrario, votiamo il regolamento e via. Quindi da questa parte potete dire quello che volete, potete fare benissimo quello che vi pare, tanto noi andremo avanti comunque. Quindi la mia proposta di voto per la delibera con molta amarezza è contraria. A questo punto io tolgo anche il disturbo segretario generale da quest'aula, perché non ha senso perdere ancora tempo qui a parlare, a dire che non si è d'accordo, perché poi non si arriva a una conclusione. Mi viene in mente ancora quella famosa riunione sulle bacheche e sui tazebà. Avevamo detto di comune accordo con tutte le associazioni che ci sarebbe stata le bacheche mobili, invece poi d'impegno, tanto abbiamo la maggioranza, abbiamo il numero, possiamo fare, mettiamo anche la bacheca fissa. Quindi che senso ha continuare a dialogare? Basta, e quindi mi dispiace, insomma, chiedo scusa anche un po' alla cittadinanza per il teatrino a cui purtroppo sono abituati, però l'incapacità è palese, cioè è sotto gli occhi di tutti. Io poco fa non volevo divagare su altri punti, ma credo che insomma ormai la cittadinanza l'abbia rilevato a tutti gli effetti, insomma. Siamo oggi al 9 di ottobre, la mensa scolastica ancora non è partita, io vedo mamme che alle 12:15 portano il cibo dall'esterno a scuola e lo scuolabus è inesistente, c'è il casino più totale sopra le scuole. No, voglio divagare, a questo punto divago, come si è divagato su Catasto, divago io su altri punti. Non è una digressione. Signore Messina, non faccio niente. Ha divagato il consigliere Bevilacqua poco fa e nessuno l'ha interrotto su Catasto e su altri servizi, divago pure io, tanto sto per andare, alla fine mi tolgo questo tempo. Mi tolgo. Buona serata. Grazie a tutti. Sono amareggiato stasera da quello che ha detto il consiglio comunale, perché purtroppo devo dire pensare che quello che è accaduto è una chiara responsabilità di questa maggioranza, che purtroppo a volte scorda quelli che sono i richiami che l'opposizione fa, ed è un dato di fatto, perché l'opposizione, voglio ricordare, ha un ruolo ben preciso, non è che è ostruzionismo puro, mero ostruzionismo, soltanto venire in consiglio comunale a dire che siamo contro, sarebbe veramente abilente avere un ruolo di così scarso livello. L'opposizione ha un ruolo di controllo, ha un ruolo anche propositivo, ha un ruolo anche di collaborazione su degli aspetti che ritiene utili e fattivi per la comunità. Se serve ciò, abbiamo assistito a uno spettacolo che si poteva anche evitare, bastava semplicemente accogliere anche qualche richiesta da parte della governanza, non sarebbe morto nessuno. Questo tuttavia non è accaduto, e purtroppo non accade mai, e questo ne dobbiamo prendere atto. E ripeto, questo è purtroppo un lato negativo di questo Consiglio Comunale. Io spero che il tempo sia un po' più di maturità politica sotto questo aspetto e ci faccia anche ragionare in termini diversi. È un invito che io voglio fare veramente di cuore a questa maggioranza, a questi consiglieri comunali di maggioranza, perché in effetti con questa atmosfera non si può andare avanti. È un brutto modo di dare ai cittadini tranquillità e sicurezza, perché i cittadini che hanno le loro problematiche, che hanno i loro problemi, i loro pensieri, e vedono di come noi alziamo la voce o facciamo scaramucce su cose magari a volte che non hanno motivo di essere,
credo che veramente, cioè, su questo dobbiamo stare tutti un pochino attenti, tutti, indistintamente. Io non voglio imputare nessuno né contare indietro contro qualcuno. Ritornando a quello che è il punto all'ordine del giorno, io in commissione ho fatto quella proposta perché ci siamo resi tutti conto che in effetti, siamo sempre lì, quella maledetta fretta che purtroppo avete di portare le cose in tempi molto ristretti non fanno altro che accentuare l'ignoranza da parte dei consiglieri che non hanno i tempi tecnici, materiali di poter approfondire le tematiche così importanti. E questo purtroppo è un vizietto che ce l'avete. E ancora una volta invito questa maggioranza, l'amministrazione, a dare ai consiglieri dei tempi come dire, operativi per poter meditare, metabolizzare quello che si vuole portare in consiglio comunale. Sono delle decisioni importanti che riguardano la vita e il futuro dei cittadini per l'Egazia. Non si può andare a votare in maniera semplicistica e dire andiamo a votare, poi avremo il tempo per le cose per sistemarle. Questo non si appartiene a un'amministrazione seria, a un consiglio comunale serio che vuole veramente fare il bene dei cittadini. Cioè ogni cosa deve essere ponderata in maniera veramente importante, perché noi andiamo a fare delle scelte che andranno poi a avere una ricaduta nella vita dei nostri cittadini. Su questo dobbiamo stare molto attenti, non ci possiamo giocare. E sul fatto, per esempio, che su questo regolamento nessuno ne era a conoscenza, è un fatto politicamente grave. Perché non ci si può dire, anche voi lo sapevate, non è così, la responsabilità di amministrare questo comune ce l'avete voi. Voi avete il dovere di andare a vedere che cosa c'è in vendola, che cosa nel cassetto è conservato e può essere utile a per l'Egazia. Non spetta alla minoranza andare a rovesciare nei cassetti e dire guarda, c'è questo regolamento, perché non l'avete approvato? Cioè questo veramente sarebbe politicamente ridicolo. Che ci state a fare allora? Questo, ma la delibera c'è, assessore, una delibera non spunta da nulla, non spunta da nulla. Quindi, o c'è stata una decisione da parte dell'ufficio, non lo so che cosa è successo, ma una delibera c'è. Quindi se in effetti c'era un regolamento che c'era stato approvato cattivo, inutile, tutto quello che vogliamo, ma c'era questo regolamento che si poteva portare già due anni e mezzo fa in consiglio comunale con gli opportuni accorgimenti, rettifiche o abolizione di questo regolamento. Si poteva anche fare, abbiamo perso due anni e mezzo. Allora, siccome a me non mi interessa se il vecchio regolamento, il nuovo regolamento, io del resto questo vecchio regolamento non mi appartiene, come penso che non appartenga anche a questo consiglio comunale. Quindi io non voglio fare una lotta su questo vecchio regolamento, che sinceramente non mi interessa. Mi interessa quello che lo spirito di questa iniziativa, che per te può rappresentare per te sia un momento importante. Io questo guardo, io non voglio assumere per forza un aspetto politico e dire vabbè, è sbagliato e basta, non è così, sarebbe veramente assurdo una scelta del genere. A me il vecchio nuovo non ha interesse, cioè il nuovo regolamento gli ho dato un'occhiata, per me può andare bene, come andare bene anche il vecchio regolamento. Che poi nell'operatività si fosse rivelato inutile il vecchio o si rivelerà inutile il nuovo, questo lo vedremo. Ma a me interessa, come dico, l'ho detto in commissione, concordo sul fatto che questo può essere un punto di partenza importante. L'importante è uno, una cosa, che lo si mette veramente in pratica e che non riesce a rettare a morto con tanti altri regolamenti che si sono fatti e che poi vengono dimenticati oppure non possono entrare in attività. Allora l'invito che io faccio a questa maggioranza stasera è quella che questo regolamento, secondo me, il Consiglio Comunale lo deve approvare, perché è un banco di prova per voi della maggioranza. Questa è una messa, lo mettiamo alla prova, come consigliere comunale di opposizione, ma anche come cittadino. Cioè, voi avete un'opportunità che se la sprecate, la responsabilità sarà tutta vostra, non potrete imputare ad altri il fallimento di questa iniziativa. Che veramente, potenzialmente, questo può rappresentare per il territorio della Persia, per la cittadinanza della Persia, un momento importante, sul quale si deve ancora molto lavorare. Io non penso che un semplice regolamento sia esaustivo di tutta quella che è la problematica. Magari fosse così, ma non lo è. Allora, se questa sera ci lasciamo con questo intento di sia approvare questo regolamento, ma alle prime difficoltà, alle prime opposizioni, c'è la possibilità di andare a cambiare, con molta responsabilità, venire in consiglio comunale e apportare le opportune modifiche. Senza giochetti di maggioranza o di minoranza, perché questo vale solo a scapito dei cittadini. Per cui la mia posizione stasera, come consigliere comunale indipendente, quindi, è quella che questo regolamento, con tutti i limiti che può avere, con tutto quello che c'è dietro, quindi con tutta questa frettolosità che c'è stata, con tutte queste inadempienze che forse sono state, va comunque approvato, ma con, ripeto, l'intenzione molto chiara di stare vigilante, e lo faremo questo sicuramente, perché questo venga attuato e possa dare il massimo che può dare per la cittadinanza di delle persone. Grazie, grazie. Passiamo alla votazione. Sì. Prima della convenzione ho fatto una riunione informale.
mi è venuto in pensa quando ho fatto il fondo, non è che era una commissione, ce l'avevamo già parlato anche con me, con parlare. Vabbè, con parlare, con parlare. Ho invitato un consigliere per un io non lo sapevo. Senza il gettone. Chi è favorevole all'approvazione del regolamento ADECO, quindi alzi la mano. 10. Chi è favorevole alla mia seguitività, alzi la mano.1.000 euro e copriva soltanto l'acconto, mentre l'importo, sebbene calcolato ai minimi tariffari e con ulteriori riduzioni dei compensi spettanti secondo il decreto ministeriale 55/2014 allo stesso avvocato, è ammontato alla fine a oltre 1.000 euro. Quindi considerata la differenza tra l'impegno iniziale e l'importo finale da liquidare, occorre per rispetto a questo della Corte dei Conti procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio. Devo dire che non è il solo che ho trovato per insufficienza previsioni iniziali, e che ho avviato proprio una ricognizione di tutto il contenzioso pendente, che porterò in consiglio una modifica del nostro regolamento per anche il conferimento degli incarichi legali, per affrontare anche questo tema, cioè quello di anche in corso d'opera cercare il consenso degli avvocati attualmente incaricati della difesa dell'ente, al fine di pattuire, sebbene successivamente, un compenso completo della tutta la difesa che espleteranno nel corso del giudizio nell'interesse dell'ente, e pertanto prevedere conseguentemente un impegno. Attualmente tutti gli incarichi sono dati in questa formula, però vi sono degli incarichi adottati in tempo intermedio, per cui questa formula è stata adottata, e
e quindi il rischio che si verifichino ulteriori casi effettivamente nel caso di specie il servizio ha costituito un effettivo arricchimento per l'ente, perché l'ente in quel giudizio è stato difeso, e potrà dire difeso anche vittoriosamente, in quanto una pretesa che era di oltre 200.000 euro da parte del credito siciliano nei confronti di alcuni enti e per questa somma a carico del comune di Petra Persia è stata completamente rigettata dal Tribunale di Enna. Il credito siciliano ha presentato appello e ci siamo costituiti anche nel giudizio di appello, sempre per far valere le nostre ragioni, che speriamo comunque siano riconosciute anche al giudice d'appello come fondate, e quindi siamo tornati sulla sezione del giudice di primo grado. Questo è sì, c'è un parere favorevole per il revisore dei conti. Qualcuno voleva dire qualcosa su questo dato di dichiarazione dei conti, poi allora possiamo fare la dichiarazione. No, dicono proprio. Prego il consigliere, niente, solo per dire che ovviamente questi come i tempi fuori bilancio non possiamo che prenderne atto dal momento che c'è il parere del revisore, è stato proposto dal segretario che hanno attentamente analizzato la situazione, quindi andiamo sicuri nella votazione di un debito che pur essendo fuori bilancio. E quei casi in cui fra l'altro siamo sfortunati, perché come diceva il segretario la causa è stata vinta, però come talvolta succede anche per la complessità della causa le spese sono state compensate, quindi sono a carico della parte che ha incaricato l'avvocato. Per il resto colgo l'occasione anche per sottolineare e valorizzare il lavoro fatto dagli uffici, che attualmente, come diceva il segretario, le modalità di conferimento prevedono già all'inizio una previsione iniziale complessiva dell'onorario che sarà corrisposto all'avvocato, e sottolineo e lo ricordo a tutti, fra sempre quei servizi a titolo gratuito che questo Consiglio Comunale cerca di dotare l'ente di cui ci onoriamo di fare parte per questi 5 anni di legislatura, è stato approvato l'albo per l'affidamento degli incarichi legali, che attualmente funziona e gli incarichi vengono affidati seguendo la rotazione prevista dallo stesso regolamento. Sì, allora io prima di dare la dichiarazione di voto volevo semplicemente un po' ricollegarmi al discorso che purtroppo, e sono sinceramente dispiaciuto veramente, che già è la seconda volta che si verifica che alcuni consiglieri di minoranza, diciamo dopo l'esito di un voto, si alzano e abbandonano l'aula. Personalmente penso che è legittimo non condividere l'esito di una votazione, perché giustamente si hanno opinioni diverse. Però il fatto di alzarsi e andare via, che naturalmente è anche una scelta libera, dà un segnale che diciamo non molto positivo nei confronti della cittadinanza, perché è come se dà l'impressione, sicuramente non è così, ma l'impressione che si dà è quella di non accettare l'esito di un voto democratico, voto democratico di un consiglio che è espressione democratica diciamo di una scelta della cittadinanza. Quindi io in maniera gentile, veramente, perché mi dispiace vedere queste situazioni, chiedo gentilmente ai consiglieri di minoranza che, nel caso in cui legittimamente non dovessero condividere una scelta della maggioranza o un voto, perché si è trattato anche dell'esito di un voto, e ripeto, un voto democratico che è espressione di una scelta democratica dei cittadini, invito veramente gentilmente magari a evitare di alzarsi, perché ripeto, il segnale che diamo ai cittadini non è tanto bello, è come quello di non accettare un voto, uno si alza, e quindi più che altro è questo, era un invito che volevo fare diciamo in maniera gentile. Per quanto riguarda invece questo punto all'ordine del giorno, noi voteremo favorevolmente, grazie. Prego il capogruppo Giusto, se qualche altro vuole fare una dichiarazione. Perfetto.
possiamo votare. Quindi chi è d'accordo all'approvazione del debito fuori bilancio? Alza la mano. 8, 3, 6, 8. Chi si astiene? Come astiene? Siamo all'ultimo punto. Tieno questo qua, va votata pure di... Sì, il mente si utilizzava, perché è d'accordo alle mente si utilizza, alza la mano. Allora, passiamo all'ultimo punto, che è la variazione del programma opere triennale. Praticamente è stata fatta una variazione al programma opere triennale che già avevamo approvato, e che gentilmente magari l'assessore alla placca spiega qual è la variazione, e poi la delibero. Allora, sostanzialmente è stato variato in due punti, ovvero... È stato, sì, sarebbero tre, però praticamente è stato inserito semplicemente un nuovo punto, una nuova opera, che è il rifacimento dei campetti da tennis, ed sono stati accorpati i progetti che erano già presenti nel video del comune di Pietra Persia, che riguardavano l'installazione dell'impianto fotovoltaico sull'immobile comunale e un progetto di riqualificazione. È un progetto di riqualificazione del quartiere della Terruccia, in previsione della partecipazione al bando della misura 7.2, che finanzia al 100% questi interventi, a quale mi appresterò domani a presentare la richiesta di contributo per un importo di 695.000 euro. Quindi questo atto è propedeutico proprio per la partecipazione al bando. Ripeto, è stato solo inserito il progetto dei campetti da tennis per un importo di 472.000 euro, mentre sono stati accorpati il progetto della riqualificazione della Terruccia e dei pannelli fotovoltaici per un importo di 695.000 euro, che sono stati semplicemente accorpati. È l'aggiornamento del CCR. Ah, vero, l'aggiornamento del CCR, l'avevo dimenticato. Sì, in pratica il progetto esecutivo prevedeva un importo maggiore rispetto a quello che era inserito nel piano annuale triennale che l'abbiamo... Sì, perché c'era un importo di 200.000 euro, mentre poi con il progetto che è stato redatto dai nostri uffici si è aumentato l'importo e quindi si è provveduto anche ad aumentare l'importo nel piano dell'opera triennale. Sì, no, io vorrei pure intervenire brevemente sul grande lavoro che in effetti stanno facendo gli uffici comunali, in particolare sotto questo aspetto hanno lavorato per tre diversi aspetti: il geometra Zarba, che ha redatto il progetto definitivo dei campetti da tennis, quindi è il secondo progetto che esce interamente realizzato in casa dal comune. Uno è stato il CCR, abbiamo già partecipato al bando, il secondo è questo dei campetti da tennis. Quindi un comune che sostanzialmente non presentava progetti in casa, nel giro di pochi mesi è riuscito a presentarne due, uno esecutivo e uno definitivo. E quindi dicevamo il geometra Zarba, il geometra Bongiovanni e l'ingegnere Patti, responsabile del settore, che hanno naturalmente che ci hanno proposto appunto la possibilità di, dopo che c'era stata la nostra sollecitazione, quindi di richiedere quali progetti potevamo inserire per la misura 7.2, oltre naturalmente al progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico che già avevamo,
ci hanno in effetti proposto questo progetto di riqualificazione urbana del quartiere Terruccia, che è molto, molto interessante, che coniuga due aspetti, appunto la riqualificazione di un'area che è appunto quella dove c'è il bastione, quindi questa terrazza che si affaccia verso la vallata, quindi andarla a bonificare dai detriti che si sono ammassati a seguito di crolli di abitazione, andare a realizzare appunto un giardino accessibile anche ai disabili, quindi un aspetto particolarmente significativo del progetto, nonché andare a realizzare degli immobili per diciamo finalizzati alla ricettività turistica, e quindi saranno dei mini alloggi che potranno essere affittati a potenziali, speriamo, potenziali turisti. Quindi è un progetto a 360 gradi, senza dimenticare appunto il fotovoltaico sull'immobile comunale, che era un progetto che già avevamo fortunatamente diciamo, conservato in archivio. Quindi stiamo partecipando già, se consideriamo i bandi a cui abbiamo partecipato da inizio anno, strada rurale che è ancora in corso di valutazione, CCR che abbiamo presentato che ancora non sappiamo, speriamo che si riunisca la commissione a breve per valutare la bontà di quest'opera. Secondo progetto che presenteremo domani, appunto di misura 7.2 del PSR, terzo progetto. Quarto progetto che sarà appunto quello della riqualificazione dei campetti da tennis, e speriamo che ce ne possa essere un quinto legato agli immobili, agli edifici scolastici. Quindi un lavoro enorme che si sta facendo dal punto di vista dell'ufficio tecnico, quindi ringrazio anche l'assessore La Placa che segue da vicino ai lavori, e appunto questo ci sta permettendo di presentare i progetti. Ora naturalmente, se questo ci permetterà, speriamo anche di avere finanziate tutte queste opere, potrebbe essere appunto un volano importante per la nostra economia e per i servizi che ne conseguiranno. Grazie al sindaco. Qualcuno vuole intervenire? Dichiarazione di voto? No, io voglio fare un intervento, se vuoi per favore, se mi dà per favore la proposta di delibera. Perché purtroppo io non l'ho avuta la proposta, quindi non, forse è stata inviata tramite email l'altro ieri, qualche giorno fa, quindi non ho avuto modo di approfondirlo. Venerdì perché è stato aggiunto a... Perché è stato aggiunto forse, vero? Allora. Per quanto riguarda i bandi che ha illustrato benissimo l'assessore La Placa, effettivamente, come dice lui, sono delle cose buone, perché la riqualificazione del quartiere Terruccia, il potenziamento, l'installazione dei pannelli fotovoltaici, sono delle cose bellissime. Solo che non capisco cosa c'entrano i campi di tennis in questo contesto, perché leggo che praticamente è finanziabile mediante richiesta di mutuo. Quindi non è, a differenza di quello che ha fatto l'assessore alla Placa, a fondo perduto al 100%, ma bensì dobbiamo fare un mutuo, dobbiamo accendere un mutuo per un campetto di tennis, pare 470.000 euro. Significa che l'ente deve attingere dal bilancio comunale. A questo punto io vi faccio la domanda, e faccio la domanda anche a voi: ma è normale fare un mutuo di 470.000 euro per un campo di tennis che però non si sa che utilità avrà e che futuro avrà? Non era forse meglio fare un mutuo per quanto riguarda, per esempio, come ho detto sempre sin dall'inizio, un rifugio del cane? Perché fino a qualche giorno fa si attinge addirittura al fondo di riserva per pagare la retta mensile pari a 3.500 euro del canile a recare. Cioè è una cosa assurda che questa amministrazione si va ad indebitare per un campetto di tennis pari a 470.000 euro, che sono debiti che si ritroveranno le nostre future generazioni. Ripeto, bellissimo il progetto che è stato seguito da parte dell'assessore alla Placa. Non condivido questa scelta invece per quanto riguarda i campetti da tennis, perché ce ne sono una miriade di cose da fare a Pietraperzia, ma non di sicuro il campetto da tennis. Perché chi ci deve giocare? Oggi come oggi stanno emigrando un sacco di pietrine, un sacco, ma io non è che dico che si può dare lavoro all'amministrazione, no. Però si possono creare dei contesti lavorativi, come ho sempre detto anche nella commissione comunale. Se noi facciamo un progetto per quanto riguarda il rifugio del cane,
possiamo creare due posti di lavoro. Il comune riduce le spese, perché oggi come oggi paghiamo quasi 35.000 euro all'anno, diamo due posti di lavoro anche a con un importo di 15.000 euro per mantenere gli animali presso il rifugio del cane, e in più si fa una convenzione con l'AST per quanto riguarda il veterinario. Cioè almeno risparmiamo e diamo qualche opportunità di lavoro. Quindi per quello che mi riguarda, purtroppo, se non c'era inserito questo punto del campetto di tennis, lo votavo a favore tranquillamente. Quindi sono voto contrario. Mi dispiace. Posso rispondere brevemente al... Sì, no, sui campetti da tennis c'è da dire una cosa importante. E, oltre al progetto di riqualificazione urbana, io capisco in effetti il consigliere Di Gloria, ci scusiamo diciamo per l'urgenza di averlo inserito all'ultimo momento, quindi non c'è stata la possibilità di discuterne nemmeno in commissione. I campetti da tennis necessitano, oltre che la riqualificazione, la messa in sicurezza. Nel progetto è previsto un importo di, se non ricordo male, oltre 100.000 euro soltanto di demolizioni di quelli che sono i muri perimetrali del campetto, che stanno purtroppo franando. Questo quindi serve, si è diciamo, posta la necessità di intervenire. Chiaramente l'urgenza è dovuta anche a questo, alla necessità di andare a mettere in sicurezza un'area. Ora andare a spendere 100.000 euro o 100, non ricordo esattamente quanto è, solo per la demolizione, quindi senza considerare poi i costi di recupero dei materiali e di ricostruzione e di un'opera che poi sarebbe rimasta chiusa, penso che sarebbe stato uno spreco, beh, quello sì, uno spreco. Quindi andare a intervenire demolendo, ripristinando e riconsegnando un'opera nella sua interezza e nella sua fruibilità ai cittadini, perché ci sono cittadini che in effetti giocano, ci andavano ragazzini ultimamente a giocare, per cui ci siamo stati costretti in effetti anche a chiudere quell'area perché era parecchio pericolosa. Bene, credo che questa opportunità, che è legata a un aspetto, è legata anche alla possibilità di farlo inserire nell'ambito dei campionati quelli ufficiali del CONI, potrebbero rendere una struttura che è quella di Terapersia, che in passato non ha avuto la possibilità di accedere a questi tornei ufficiali, se naturalmente andrà in porto la procedura, perché non è detto che andrà in porto, perché anche lì partecipiamo a un bando che non finanzia per intero l'opera, come è nel caso degli altri finanziamenti, ma finanzia gli interessi legati alla concessione del mutuo, quindi comunque una parte diciamo di finanziamento pubblico, in questo caso del Comune. Bene, andiamo a prendere due piccioni con una fava, mettiamo in sicurezza un'area e la ridestiniamo, riconsegniamo alla collettività. Credo che questo possa essere apprezzato. Grazie, sì. Prego la dichiarazione di voto. Niente, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, prima di fare la dichiarazione di voto volevo dire che effettivamente nei campetti di tennis non ci va a giocare più nessuno, perché oramai le condizioni sono quelle che sono. Perché io ricordo, quando eravamo noi ragazzini, tantissimi ragazzini o anche giovani o meno giovani di qualsiasi età andavano in quei campetti e andavano a giocare a tennis. Tant'è che ricordo che si organizzavano i tornei estivi primaverili e autunnali di tennis, io ci ho giocato tante volte, e quindi se noi non abbiamo gli strumenti è chiaro che nessuno va a giocare a tennis. Se non abbiamo il campetto di calcio nessuno andrà a giocare a calcio, se non abbiamo le palestre nessuno andrà in palestra. Ma se noi diamo gli strumenti, diamo le condizioni per poter giocare, possiamo dire così, le persone, i giovani, anche meno giovani, io sono convinto che ci sarà chi andrà a giocare a tennis, anche perché è uno sport che piace a molti ragazzi e a molti giovani. Magari chi è che non ha mai giocato a tennis potrebbe pensare, non lo so se il collega ci ha giocato, che magari nessuno abbia questa opportunità o voglia di farlo. Io sono convinto invece che ci sono tanti ragazzi che, se gli diamo l'opportunità, andrebbero a giocare tranquillamente a tennis in un campo sicuramente nelle condizioni migliori di quelli che stiamo vedendo in questo momento. E naturalmente la proposta di approvazione della sezione di bilancio noi la votiamo favorevole. Grazie. Ok, grazie a voi, passiamo alla votazione. Quindi chi è d'accordo all'approvazione della variazione del programma pluriennale? Grazie. Chi è d'accordo alla variazione del SLAMA? Chi non è d'accordo? No, quindi contrario. Sì.
8 ore. Allora, chi è d'accordo alle mie tesi di darsi la mano? È il contrario, quindi. Segretario, io sto lasciando la parola. Mi ha detto la sua comunicazione di servizio. No, perché c'è una comunicazione ancora. No, 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 sì, a margine del Consiglio Comunale, diciamo un avviso, un'informazione. Domani partiranno finalmente i lavori di rifacimento della strada statale che attraversa il nostro comune, che sarebbe via quella che parte dalla rotatoria d'ingresso, via della Pace, via Marconi, via Libertà, a seguire verso Barafranco. Quindi abbiamo emesso ordinanza di divieto di parcheggio perché è opportuno per i lavori, quindi la circolazione continuerà ad essere aperta, tuttavia non sarà possibile parcheggiare, questo appunto per permettere, per evitare di chiudere il transito dei veicoli e instaurare diciamo, dei sensi unici di marcia. Quindi crediamo che finalmente, dopo l'ennesimo sollecito, aver avuto una risposta positiva soltanto informalmente all'inizio e poi formalmente adesso con la comunicazione dell'avvio dei lavori sia una cosa importantissima che in effetti chiedevamo da tempo e che viene realizzata. Altro passaggio fondamentale che discuteremo e che stiamo già discutendo con l'ANAS è quello del ripristino dell'illuminazione pubblica all'ingresso del paese, nonché della realizzazione della rotatoria di fronte al supermercato Giaconia, all'imbocco della via Viale dei Fili, perché anche lì sono stati presentati ben 10 progetti dal comune, ognuno è stato bocciato nel tempo per un aspetto. Ci siamo seduti con l'ingegnere l'altra volta a parlare, speriamo di riuscire a risolvere questa questione che in effetti sarebbe anche questo un intervento di fondamentale importanza. Chiudiamo il consiglio, io lo chiudo con migliori auspici, perché oggi abbiamo parlato di sviluppo produttivo che potrebbe nascere da questo regolamento, di servizi che vengono resi alla cittadinanza, di bandi e di possibili finanziamenti che possono arrivare in questo comune, nonché di possibili attività sportive che possono rinascere e impianti sportivi. Quindi l'augurio è che in effetti questo paese possa piano piano proseguire su questa strada e chi lo sa possa in effetti vedere dei momenti positivi come quello di stasera. Grazie, sì. Il consiglio è chiuso, buona serata a tutti. Spostate. Ciao Renato.